Saluto le persone che sono qui in sala e quelli che ci stanno ascoltando in streaming e in qualche modo saluto anche quelli che ascolteranno in differita perché questi sono materiali che vengono registrati. Io non faccio perdere tempo, sono Ferrero, presidente dell'ISMEL che ha organizzato questa iniziativa e comincio quindi con i ringraziamenti ai relatori che si sono resi disponibili a partecipare a questa nostra settimana del lavoro che è un po' legata ai temi del rapporto tra società e ambiente. Do la parola quindi immediatamente a Mario Rasetti, Politecnico di Torino, perché è professore emerito, ma lo è stato docente, se ricordo bene, di fisica e poi direttore delle scuole di dottorato e poi tante altre cose che non sto qui a ricordare. A te Mario la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, io mi scuso per essere in remoto, mi sarebbe piaciuto essere presente, ma motivi familiari me l'hanno impedito. Prima di cominciare vorrei chiedere alla regia se sono abilitato a mostrare a condividere lo schermo oppure no. Sì, credo Mario che tu condividi lo schermo e quindi invece della tua persona o insieme alla tua persona appare il monitor del tuo computer. Okay. Allora posso iniziare questa mia breve chiacchierata. Io vorrei fare alcune riflessioni su quello che è lo stato del mondo oggi come in particolare questo stato del mondo si riflette sul lavoro, naturalmente, che è il tema che voi mi avete assegnato. Ma se volessi rappresentare lo stato del mondo con... aspetta, sto cercando di mettere la mia schermo intero. Se io volessi rappresentare con un'immagine, non so se voi vedete il mio schermo in questo momento. Se io volessi rappresentare con delle immagini lo stato del mondo, non avrei che l'imbarazzo della scelta, perché potrei scegliere questo oppure questo, che è se possibile ancora più drammatico. Mario, non vediamo lo schermo al momento. Allora fatemi tornare indietro. Forse. Salve, se clicca l'icona con su scritto share screen, perfetto. E adesso prende la... Adesso vediamo su schermo e se si mette a schermo intero. Lo vedete, grazie. Allora torno indietro dicendo quello che stavo dicendo, cioè se io volessi rappresentare semplicemente con delle immagini cos'è il nostro mondo oggi, dicevo non avrei che l'imbarazzo della scelta perché avrei questo, fame e guerre, oppure questo, una natura allo sfascio dove un aumento di ancora una frazione di grado rispetto della temperatura media del pianeta ci può portare al disastro, o dove ci avviciniamo a rapidi passi verso aver bisogno di due pianeti Terra per soddisfare il nostro bisogno di risorse, o ancora questa, dove la figurina in alto a sinistra è un'immagine per la metà, sono dati reali, per la seconda metà. Mario. C'è il problema che noi non riusciamo a vedere lo schermo, non so come mai, noi vediamo te inquadrato molto bene dalla telecamera del tuo computer, allora... ti hanno mandato credo delle istruzioni in chat, che è quella cosa che c'è di lato. Esattamente sono i passi che ho fatto, vediamo, ricomincio, share screen, finestre. E poi devi cliccare, credo, il programma che vuoi condividere.
che è lo schermo, schermo. Io non lo so cos'è. Ma sentite, non voglio... È un PDF? È un PowerPoint. No, ma... PowerPoint, allora credo che devi selezionare PowerPoint. Ascolta, ne faccio meno, evito di farvi perdere tempo con questa cosa. Comunque le immagini che stavo cercando di trarvi sono immagini che ci fanno vedere lo cielo del nostro tessuto sociale, dove vediamo profughi, bambini che muoiono di fame come in Yemen o in Africa, o bambini a cui si spara come in Ucraina, in cui vediamo una natura allo sfacelo, incendi da tutte le parti, animali, specie animali come gli orsi polari che disperatamente cercano cibo e muoiono annegati perché gli si scioglie il ghiaccio sotto le zampe, o ancora un mondo di consumi sfrenati, per cui ormai mediamente sul pianeta siamo prossimi all'aver bisogno di due terre per avere accesso alle risorse che normalmente utilizziamo, dove naturalmente un americano ha bisogno di cinque terre in questo momento, e noi però Italia siamo intorno all'1,7. È un mondo nel quale la stessa esistenza della specie Homo sapiens sulla superficie del pianeta come specie animale è messa a rischio spropositato della temperatura media. Quindi un'immagine drammatica, il background sul quale ci muoviamo è drammatico. Io mi muoverò a un livello molto più alto, ma nel quale non bisogna mai dimenticare queste cose che abbiamo alle spalle. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi stiamo vivendo in un vortice che è generato dall'incrocio, appunto vorticoso, furibondo, non controllato, di quattro fatti, di quattro tipi di fenomenologia diversi. La prima è che noi siamo ormai nel cuore, fa anche ridere chiamarla rivoluzione digitale. Ormai il digitale è una parte, probabilmente principale, della nostra esistenza. È una caratteristica del digitale che cresce in maniera esponenziale, per cui non dimenticate che quando si parla di digitale non si parla soltanto delle immense quantità di dati che noi generiamo e facciamo circolare nel pianeta, immense, e sono contento che dopo di me ascolterete Michela Meo che vi farà capire davvero quanto immense sono e quanta energia richiedono per essere messe in circolazione. Ma non dimenticate che a queste si stanno aggiungendo tutte quelle quei partecipanti alla rete di comunicazione che sono i dispositivi dell'internet delle cose, IoT, internet delle cose. Si valuta che nell'arco di 3 anni entreranno in rete 150 miliardi di nuovi dispositivi che, attenzione, entrano a tutti gli effetti della rete, nel senso che sono dispositivi che colloquiano con gli uomini e colloquiano fra di loro. Quindi la dinamica indotta da quell'enorme quantità di dati viene elevata alla quarta potenza, perché ci sono le comunicazioni uomo-uomo, le comunicazioni uomo-macchina, macchina-uomo e le comunicazioni macchina-macchina. Quindi un grande groviglio nel quale noi dobbiamo imparare a muoverci. Su questo avviene dove? Avviene in un mondo
parlo del mondo industrializzato, ma non solo, perché non dimenticate che oggi sulla superficie della Terra ci sono 7,9 miliardi di abitanti, ma 5,6 miliardi di questi 7,9 hanno uno smartphone, hanno un telefono col quale possono accedere a internet. Quindi, diciamo, sono coinvolti nei processi globali. Tutto questo avviene su un palcoscenico nel quale succedono tre cose rilevanti. Primo è lo stato della nostra economia. Noi abbiamo un'economia che ormai per decenni, se la rappresentate come fa uno studioso dei sistemi dinamici, è stata un sistema, quello che noi chiamiamo iperbolico. Cioè un sistema nel cui stato non esistono punti di equilibrio se non instabili. Vi ricordo che un punto di equilibrio stabile è, immaginate una tazza dentro la quale fate rotolare una biglia, una pallina, e la pallina oscillerà un po', si ferma sul fondo della tazza. Se di lì voi la spostate, quella ricomincia a oscillare un po', ma ritorna al fondo della tazza. Quello è un equilibrio stabile. Se girate la tazza al contrario, c'è un punto nel quale potete mettere la pallina. Se la mettete con molta cautela, la pallina sta lì ferma, che è il polo di questa mezza sfera che è la tazza rovesciata. Ma se voi la spostate di lì, quella pallina è sottoposta a forze che la portano lontano e non c'è modo di farla tornare indietro. Quello è un equilibrio instabile. Quindi la nostra economia si muove, si è mossa come se fosse un funambolo che cammina sulla corda. La corda e il funambolo sono l'esempio classico di un sistema iperbolico, di un sistema in cui tutti i punti di equilibrio sono instabili. Allora cosa fa il funambolo, che forse avete visto al circo? Deve muoversi, deve camminare di continuo, deve passare da un punto di un equilibrio a un altro e su quello muoversi, agitarsi un po' in modo da stare fermo, se no casca, e allora salta un altro punto di equilibrio. La nostra economia è stata per decenni un sistema dinamico iperbolico, cioè solo con punti di equilibrio instabili. Quali sono le caratteristiche di un sistema iperbolico? Sono la grande fragilità, perché basta una qualsiasi perturbazione per portarlo lontano dall'equilibrio e metterlo in una condizione incontrollabile, e sono il fatto che fra le perturbazioni che questo sistema può avere, voi potete distinguere due classi. Una, i cosiddetti stressor, questa è una parola che ho imparato dagli amici economisti, gli stressor esogeni, cioè perturbazioni al sistema che arrivano dall'esterno, e gli stressor endogeni, perturbazioni che invece derivano da comportamenti sbagliati dall'interno del sistema. Noi, in questa fase drammatica della nostra esistenza come specie umana sul pianeta, di stressor ne abbiamo avuti due. Uno esogeno, il Covid. Certo, il Covid, il vaccino è nato sul pianeta e fa parte della vita biologica del pianeta, però esogeno nel senso che non avevamo nessuno strumento per prevederlo, nessun provvedimento da mettere in atto per evitarne le conseguenze, soltanto a posteriori siamo stati in grado di farlo. Uno stressore esogeno è terribile perché la fragilità del sistema diventa un'iperfragilità, cioè vi distrugge anche i canali che voi avete
di attivazione della resilienza, cioè tentativo di uscire dalla debolezza, fragilità. E come se non bastasse, oltre a uno esogeno, ne abbiamo avuto anche, ne stiamo avendo uno anche endogeno, la guerra. E la cosa, se volete, inquietante è che, come tutti gli stressori endogeni, stressore endogeno stimola il sistema a cercare di trovare in se stesso le modalità di risolvere la perturbazione. E questo va contro quello che dovreste fare quando c'è uno stressore esogeno. Perché tutti questi fenomeni avviene una transizione di fase, cioè il sistema socio-economico passa da uno stato, scusate, è una parola che io uso come la usa un fisico, ma lo stato nel senso, immaginate quando si dice stato liquido, stato gassoso, stato solido, è una caratterizzazione globale del sistema socio-economico. E il sistema passa da uno stato a un altro. Per un fisico è come se fosse appunto una transizione di fase. E noi ci troviamo in una situazione assolutamente critica perché siamo sottoposti a due azioni che inducono la transizione di fase, una delle quali ci chiede di utilizzare strumenti e risorse strategiche, tattiche, culturali, che sono quelle del passato, e l'altra che invece ci chiede fortemente di fare un passo nel futuro. Se voi studiate la transizione di fase indotta da uno stressore esogeno, vi accorgete che c'è una biforcazione e ci sono solo due tipi di soluzioni diverse. Una di queste è il caos, cioè una situazione che non controllate più. L'altra invece è ridefinire completamente il nostro sistema di valori e ricostruire lo stato del sistema su questa nuova scala di valori, immaginando, cercando di costruire punti di equilibrio stabili. In questo discorso c'è un attore che gioca ormai un ruolo fondamentale, che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nasce dal primo ingrediente che io ho chiamato in causa, il digitale, e la quantità di dati con la quale oggi abbiamo a che fare è tale che solo l'intelligenza artificiale ci può aiutare. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ci fornisce due ingredienti. Uno è che ci dà uno strumento che non abbiamo mai avuto, una connettività altissima. Noi oggi siamo in grado di comunicare con numeri di persone con le quali nel passato non potevamo pensare di comunicare neanche nell'arco di una vita intera, invece lo facciamo in tempo reale in qualsiasi momento. E l'altra ci dà intelligenza, ce la dà. Attenzione, non è l'argomento di questa mia chiacchierata, mi tocca un nervo un po' scoperto. Quelli di voi che mi conoscono sanno che io non amo la parola intelligenza artificiale, preferisco chiamarla machine intelligence, intelligenza della macchina, perché intelligenza artificiale fa pensare a qualche cosa di manufatto, artefatto, che riproduca l'intelligenza umana. Siamo eoni di distanza da questo e se mai ci arriveremo per strade che saranno ben diverse da quelle che pratichiamo oggi. Però l'intelligenza artificiale ci aiuta tantissimo perché ci aumenta, ci dà molta potenza. Gran parte dell'intelligenza artificiale come la pratichiamo oggi è in grado di aiutare l'uomo solo perché ha una forza bruta che l'uomo non ha. Ve lo dico con una metafora, tutti voi sapete, di questo sono certo, fare le moltiplicazioni,
ma se io vi do due numeri di 10 milioni di cifre l'uno e vi chiedo di moltiplicarli, uno mi mandate al diavolo, due se mai vi ci mettete dovete programmare di spenderci dagli 8 ai 10 mesi, tre avete una probabilità vicina a una di commettere tanti errori. Se voi fate fare questo a una macchina, ve lo fa in qualche microsecondo e ne fa qualche miliardo in parallelo. Quindi, diciamo, è forza bruta in qualche modo, perché anche noi sappiamo fare le moltiplicazioni. La macchina sa fare più velocemente, in modo più accurato e più preciso e così via. Quindi, intelligenza artificiale è un grande strumento, non sopravvalutiamolo nel senso di uno non dobbiamo averne paura, perché è uno strumento assolutamente controllabile e controllato, e due è in rapida evoluzione, farà cose sempre più straordinarie. Io stesso per esempio mi dichiaro colpevole, perché io come ricerca mi occupo da qualche anno di cervello e diciamo una delle cose che con i miei collaboratori cerchiamo di capire è come alcune proprietà importanti del cervello, come per esempio il multitasking, possono essere trasferiti a una macchina. Nella società l'intelligenza artificiale entrerà pesantemente su un certo numero di cose. Vi ho detto, entreranno dispositivi di tutti i tipi. Guardate, la maggioranza, almeno nella fase iniziale, saranno dispositivi medici, che aiuteranno i medici nella diagnostica. Quindi dispositivi in grado di misurare tutti i parametri vitali che caratterizzano una persona in salute. Io lo racconto sempre dicendo che siamo in realtà prossimi, anzi se volessimo realizzarlo, se nel pubblico c'è qualche imprenditore che lo vuole realizzare, oggi sarebbe possibile metterci nel bagno uno specchio in cui al mattino andate a guardare lo specchio e questo vi dice tutto, tipo la temperatura, la pressione, il battito cardiaco, la saturazione dell'ossigeno, le anomalie eventuali nel colorito, poi se ha un po' di riconoscimento facciale con fisionomica dice anche se avete un'espressione sofferente oppure no, e magari analizza il suono dei vostri colpi di tosse o stannuti e vi dice se c'è qualcosa che non va nel vostro nei vostri polmoni. Ormai questo è possibile e quindi diciamo l'intelligenza artificiale entrerà nelle nostre vite anche in questo modo, a questi livelli. Ci sono chi pratica sport, ormai porta al polso degli orologi che gli dicono col tuo stato di affaticamento attuale, la tua saturazione dell'ossigeno, è meglio che tu smetta di correre, perché altrimenti entro 40 minuti ti viene un infarto. Ma ci sono altre applicazioni importanti, per esempio tutta questa miriade di dispositivi che invaderanno la nostra vita, per esempio possono essere utilizzati per connetterci con la natura, per capire se un albero è sano o malato, per vedere se la quantità d'acqua che il nostro giardino ha a disposizione è sufficiente oppure no, e così via, per generare valore aggiunto per le città, le famose smart city, no? Darci in tempo reale misure della qualità dell'aria, del traffico, di quello che più vi aggrada e cercare di intervenire con misure efficaci. C'è altro che non semplici dispositivi, ci sono fatti che
toccano la sociologia, naturalmente, in profondità, la società. Per esempio questo fatto molto inquietante che oggi il mercato più attivo e florido che ci sia in atto è il mercato dei dati personali. Oggi i nostri dati personali, quelli di ciascuno di noi, dati in senso lato dallo stato di salute ai gusti, alle preferenze politiche, alle letture, allo stile di vita che viene misurato in tutte le maniere possibili, sono la merce di scambio più diffusamente scambiata e di più valore. Io immagino e spero un futuro nel quale questi dati noi li sappiamo finalmente usare come se fossero una valuta e utilizzare questa valuta come denaro per pagare prestazioni e servizi personalizzati, per esempio una medicina personalizzata. Ma, e arrivo al punto che volevo in realtà toccare, quello che verrà toccato di più in questo processo che i dati e l'intelligenza artificiale creano, naturalmente è il lavoro. Il lavoro da un lato beneficerà dell'intelligenza artificiale, da un lato verrà messo in discussione. Chi di voi mi ha già sentito parlare si ricorda forse che io ho citato, perché lo cito da un paio d'anni, io un ex studente che stare una ventina di anni fa, una persona molto brava che io avrei sperato rimanesse nel mondo della ricerca e la scienza, invece si innamorò di una signorina americana e andò a vivere negli Stati Uniti alla JP Morgan. JP Morgan è la prima banca agli Stati Uniti, quindi credo una delle prime nel mondo. E lui ha fatto per JP Morgan un programma di intelligenza artificiale che gestisce i contratti. Mi date due minuti invece che uno, così concludo il discorso. Sono un po' in ritardo con le mie cose. Questo programma che si chiama COIN gestisce i contratti. Come lo fa? Ha immagazzinato qualche decina di milioni di sentenze relative ai contratti, perché negli Stati Uniti vale la giurisprudenza è fatta dalle sentenze, non c'è il codice civile. Immagazzina la strategia che la banca vuole perseguire e naturalmente immagazzina il profilo del cliente. Essendo gli Stati Uniti, questo lo fa a livelli inimmaginabili. Noi per fortuna in Europa abbiamo il GDPR che un po' ci protegge. Dopodiché valuta, il cliente propone un contratto, la macchina lo studia, valuta e fa una controproposta. I risultati, adesso sono circa 2 anni che questo sistema è in funzione, se confrontate i risultati con le medie del passato, sono successe 2 cose interessanti, una positiva, e cioè i contratti proposti da Covid sono risultati mediamente più favorevoli sia per la banca sia per il cliente. Cioè l'intelligenza artificiale, come sa fare, anche quando gioca a scacchi fa le stesse cose, va a esplorare il mondo delle soluzioni possibili, nel caso specifico il mondo dei contratti possibili per quel particolare cliente, e cerca quello ottimale. È riuscito a trovare degli ottimi per entrambi i player della vicenda. Secondo risultato, molto più inquietante, ma che naturalmente è quello che io voglio portare nella discussione, è che JP Morgan stima il costo
del chiudere un contratto in 30 ore uomo, dove uomo vuol dire naturalmente mediato fra il manager e l'impiegato e i vari personaggi che entrano nel contratto. 30 ore uomo. Coin in media per un contratto ci mette 2,7 millesimi di secondo. È un rapporto 1 a 40 milioni. Diciamo, JP Morgan non ha licenziato tutti i suoi dipendenti, ma sulla base di un risultato come questo in realtà avrebbe potuto anche farlo. Dobbiamo riflettere su questo, è il nostro oggetto primario di riflessione. Cambieranno molte cose nella nostra società, cambierà il sistema bancario. Il sistema bancario già oggi è nel, appunto per l'esempio che vi ho fatto, ve lo fa capire, nell'occhio del ciclone naturalmente. Ma non dimenticate che noi stiamo muovendoci a rapidi passi verso una società senza contanti, una società dove le banche fisiche probabilmente spariranno, una società in cui una banca non sarà più una banca nel senso del termine dei tempi di Lorenzo de' Medici in avanti, ma sarà una piattaforma con su un ecosistema di servizi in cui il ruolo del cliente e di chi gestisce la banca saranno molto diversi da quelli di oggi. Infine il sistema produttivo. Il sistema produttivo, quello a cui stiamo assistendo, e da un lato cambiamenti profondi nella organizzazione del lavoro. Oggi la quantità di dati da un lato, l'intelligenza artificiale dall'altro, ma oggetti come, che so, le stampanti 3D, fanno sì che siano pensabili fabbriche, non tutte naturalmente, ma fabbriche senza umani, nei quali gli umani siano lì soltanto perché sono al vertice dove si decide che cosa fare e come. E chiudo perché mi è già arrivato il segnale, ho abusato del mio tempo, un'ultima osservazione. Io vi ho parlato di Internet delle cose, vi ho cercato di darvi, seppure rapidissimamente, una misura del ruolo che questo ha. Attenzione, ha un ruolo anche nella cultura del lavoro. Tutti questi dispositivi di cui vi ho parlato si dividono in due grandi classi. C'è tutta la parte, come dire, concettuale di intelligenza. Questo è il software, questo richiede data science, competenze nel muoverci coi dati, richiede anche molta un bagaglio etico, un bagaglio culturale in senso lato molto ampio, altrimenti andiamo verso il disastro culturale, se non diverso. Ma anche rispetto alla cultura del lavoro, oggi la gran maggioranza dei dispositivi che stanno entrando in maniera tumultuosa e prepotente in campo, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni al sistema sanitario, sono dispositivi che non sono basati più sulla convenzionale fisica dei solidi. Una volta i dispositivi erano strain gauge per misurare le deformazioni, erano dispositivi Peltier per misurare le variazioni di temperatura e così via, no? Erano oggetti fisici normali, metallo, plastica, legno, quello che volete. Oggi la stragrande maggioranza dei nuovi dispositivi usano come elemento chiave del dispositivo materiale biologico. Proteine, ormoni, quello che volete. C'è veramente di tutto e ci sono cose di grandissimo interesse. Ormai si possono immaginare sensori da mettere sul corpo che, misurando semplicemente sudore o saliva o
o una gocciolina di sangue riescono a fare un quadro diagnostico in tempo reale di quello che voi siete. Ma immaginate cosa vuol dire questo, cioè il richiedere delle competenze di tipo biologico a chi progetta questi dispositivi, a chi li deve costruire, a chi deve fornire le tecnologie di lavorazione e così via. Io credo che, come dire, ho appena toccato la superficie, ma credo che questa riflessione che Ismael con grande lungimiranza ha cominciato a avviare, discutiamo di lavoro, discutiamo come è fatto il lavoro, discutiamo dove si va col lavoro, discutiamo del modello sociale di lavoro che vogliamo adattare, perché nella fase post-stressor, post-Covid, speriamo post-guerra, o noi ci inventiamo una redistribuzione del lavoro, oppure la nostra società non riuscirà più a stare in piedi. E avremo ben altri problemi di cui preoccuparci. Mi fermo qui, Giovanni, scusami, ho debordato col tempo, tu sai che lo faccio sempre, e quindi mi perdonerai. Aiuto, succede più nulla? Ok, non era... Iniziamo bene con la tech. Buonasera a tutti e a tutte, è un vero piacere essere qua, grazie a Giovanni per avermi invitato e a tutte le persone dell'organizzazione di questo evento. Oggi parleremo di digitale e parleremo di digitale in particolare rispetto a due aspetti. Uno è quello della sostenibilità, che noi spesso non associamo al digitale. E il secondo aspetto invece è quello appunto legato a come il digitale sta trasformando il lavoro. Quando parliamo di digitale, noi siamo abituati a pensare al digitale come a un insieme di tecnologie estremamente green, estremamente ecologiche, perché con un termine che io trovo abbastanza suggestivo si dice che spostare bit invece che atomi è molto più conveniente, perché bit sono eterei, mentre spostare atomi e materia naturalmente è più impegnativo. E infatti il digitale è nel cuore di fenomeni di dematerializzazione, è al centro e nel cuore dei meccanismi di riduzione dei consumi. Oggi tutta la produzione dell'energia, dell'elettricità in particolare, ma anche la sua distribuzione, fanno pesante uso delle tecnologie digitali che permettono di monitorare anche i consumi alla periferia della rete e poi di ottimizzare la produzione, la distribuzione e poi i consumi. E quindi si fanno per esempio delle stime che grazie a queste tecnologie è possibile ottenere delle riduzioni di consumi in tutti i settori con dei valori che vanno dal 5-10% fino addirittura al 30%. E quindi noi in qualche modo per anni abbiamo percepito le tecnologie digitali come delle tecnologie a loro modo green. In realtà quello che succede è che i servizi di telecomunicazione sono dei servizi estremamente che sono cresciuti in popolarità in maniera estremamente significativa. E questo ha fatto sì che si sia creata questo data tsunami, come viene chiamato, che è quello a cui faceva riferimento Mario Rasetti prima. E quindi enormi volumi di dati che vengono normalmente generati e poi trasportati dai sistemi, immagazzinati da qualche parte, elaborati e poi ritrasportati da qualche altra parte. Allora, nei grafici che vedete nelle immagini, potete andare a vedere che osserviamo da un lato
molto importante, la crescita estremamente rapida di questo volume di dati. Parliamo di un fattore, come vedete in questi grafici, di un fattore 3 in soli 5 anni, e questo è stato un fattore di crescita che abbiamo osservato negli ultimi anni e che nulla fa pensare si riduca nei prossimi anni. Dall'altra, se voi guardate già oggi il volume di questi dati, in termini di bit di informazioni trasportati da internet, noi oggi andiamo a misurarli in centinaia di exabyte. Gli exabyte sono 10 alla 18 byte che ogni mese noi andiamo a trasportare nella nostra rete. Per cercare di avere un'idea di che cosa vuol dire, voi immaginatevi un video ad alta definizione della durata di 12 milioni di anni. Questa è la quantità di informazione che noi ogni mese trasportiamo in rete. E questo è dovuto a tutto un insieme di fenomeni di cui io ne rappresento in questi grafici giusta due più significativi. Uno è la crescita, il successo dell'utilizzo delle informazioni nella forma di video invece che in altre forme. Quindi lì dove una volta avreste mandato un breve messaggio di testo di pochi byte, magari voi oggi mandate un breve video. Se voi guardate i ragazzi di oggi, usano video, guardano video continuamente, e quello ovviamente significa molti più dati. Questo è il grafico in alto a destra. Invece il grafico in basso a destra racconta l'Internet of Things di cui parlava Mario Rasetti poco fa, e ci fa vedere per esempio che si stima che il numero di dispositivi connessi oggi sia più di 3 volte la popolazione terrestre. Un numero enorme, e di nuovo con dei fattori di crescita a cui faceva riferimento anche Mario Rasetti prima, dei fattori di crescita spaventosi. Quindi questo è il fenomeno che sta dietro a questo utilizzo così pervasivo e così massiccio delle tecnologie dell'informazione. E allora certo che nasce un problema di sostenibilità, perché costerà anche poco trasportare un bit, però naturalmente se ne trasportiamo così tanti, cumuliamo delle grosse quantità di energia. E quindi si inizia a parlare di sostenibilità del settore. Si stima che il settore dell'ICT, quindi delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni nel loro complesso, sia oggi responsabile di qualcosa come il 4% delle emissioni di gas serra, che è tantissimo, perché è un 4% del totale rispetto a tutte le attività che ci coinvolgono. E soprattutto, di nuovo, stesso discorso di prima, la cosa preoccupante a cui fare attenzione è il tasso di crescita. E quindi si stima che questo valore potrebbe arrivare a superare il 10% delle emissioni in una ventina d'anni. Quindi quando parliamo di sostenibilità perché oggi parliamo di tecnologie che cubano dei valori di consumi estremamente elevati, ma parliamo soprattutto di sostenibilità perché proiettate nel futuro, parliamo di cifre che diventano estremamente importanti. E quindi questo ha avuto da un certo punto di vista un impatto anche dal punto di vista di noi ricercatori, per andare a studiare delle tecnologie che siano più sostenibili. Allora, giusto per darvi un'idea, quali sono i due grandi settori all'interno delle tecnologie, delle informazioni e delle comunicazioni che sono maggiormente responsabili a loro volta dei consumi che vedevamo prima? E adesso sto parlando di elementi dell'infrastruttura, quindi. Da un lato i data center sono questi grossi agglomerati di server, i server sono come delle macchine molto capaci, come dei computer molto potenti, e c'è bisogno di tanti server in questi centri di calcolo per immagazzinare quei dati di cui guardavamo i volumi prima, e poi per elaborarli, l'intelligenza artificiale a cui si faceva riferimento prima, e poi eventualmente appunto questi dati andranno poi ritrasmessi. Allora, alcuni dei data center più grandi del mondo, alcuni si stima siano in Cina, arrivano a consumare delle quantità di potenza tipo 150 megawatt. Quindi hanno proprio delle centrali dedicate, perché sono, non so, con l'estensione geografica di un centinaio di campi da calcio. Quindi parliamo di grossissimi centri. E da soli si stima che negli Stati Uniti solo i data center possano consumare il 3% dell'elettricità del paese. In queste immagini ci sono alcune immagini prese dall'interno dei data center che io trovo interessanti, perché ci danno un'idea dell'immensità di questi elementi dell'infrastruttura. I tubi che vedete lì colorati sono i tubi del sistema di raffrescamento dell'aria di un grosso data center di Google. Il secondo elemento dell'infrastruttura che è molto interessante è quello delle reti d'accesso. Interessante in termini di molto energivoro, è quello delle reti d'accesso. Qui abbiamo una situazione
diametralmente opposta rispetto a quelli dei data center, perché qui parliamo di dispositivi che individualmente consumano relativamente poco, parliamo di meno di un kilowatt per una di quelle stazioni, di quelle antenne. Però per poter far sì che noi riusciamo a comunicare con i nostri sistemi cellulari senza bisogno di un cavo, questi sistemi hanno bisogno di dispiegare sul territorio tantissimi di questi dispositivi, tantissimi di questi sistemi di antenna. E quindi parliamo di milioni di siti e con l'avvento di 5G, questa nuova tecnologia di cui sicuramente avete sentito parlare, per un insieme di motivi tecnologici arriveremo ad avere ancora più siti, perché avremo bisogno di aumentare, di fare quello che noi chiamiamo densificare la rete, aumentare il numero di dispositivi per unità di area per permettere, per facilitare le comunicazioni dal vostro terminale all'infrastruttura. Abbiamo parlato quindi di consumi energetici sono e di risorse in generale importanti per la sostenibilità. Ma quando parliamo di sostenibilità non possiamo parlare soltanto di consumi. Quando parliamo di sostenibilità, per esempio, possiamo parlare di rifiuti elettronici. Questo è un tema, se parliamo poco di consumi delle tecnologie dell'ICT, dei rifiuti elettronici parliamo ancora di meno, l'e-waste che era rappresentato lì. Si stima che ogni anno vengano prodotti una quantità di rifiuti elettronici corrispondenti in peso a 4.500 Torre Eiffel. Quindi voi immaginatevi che volumi, che pesi, che quantità di materiale che è un rifiuto. O se volete, se vi piace di più, qualcosa tipo 6 kg di materiale, prevalentemente metallico, per abitante della Terra. Ecco, sono delle quantità enormi di materiali prevalentemente metallici che contengono anche dei materiali piuttosto preziosi. E quindi, di nuovo, solo il materiale grezzo contenuto in questi rifiuti elettronici si stima che arrivi ad avere un valore dell'intorno dei 55 miliardi di euro ogni anno. Ecco, di questi rifiuti elettronici soltanto il 20% è smaltito opportunamente. E vi faccio notare che alcuni di quei materiali sono anche dei materiali con un importante potenziale inquinante. Solo il 20% è smaltito opportunamente. E il resto, vi potete immaginare che cosa succede del resto. Il resto tende a essere smaltito, semplicemente eliminato in grosse discariche. Vi faccio un esempio per tutti, questo di cui vedete l'immagine nelle slide, è una quella che è considerata una delle più grosse discariche di rifiuti elettronici del mondo, vicino ad Accra, la capitale del Ghana. Intorno a questa discarica vivono qualcosa tipo 80.000 persone, che vivono del riciclo di alcuni di questi materiali, che come dicevamo già solo come materiali hanno un loro valore. E quindi tipicamente, per esempio, i cavi che contengono rame vengono bruciati, come vedete in quelle immagini, viene bruciata la plastica che protegge il materiale di rame per riciclare il rame e poi rivenderlo. E in questo processo di bruciare in quel modo la plastica, naturalmente si generano delle sostanze inquinanti nell'aria e nel terreno, tipo mercurio, piombo, cadmio, nell'aria e poi nel terreno, e quindi materiali che rientrano in maniera molto inquinante, rientrano nella catena alimentare. Allora, perché parliamo di questo elemento? Parliamo di questo elemento perché la sostenibilità, perché ci siamo trovati a non avere la capacità di gestire, di smaltire, neanche di monitorare quei rifiuti, perché è un mercato che è cresciuto in maniera estremamente rapida e quindi in fondo è stato un mercato che ha inseguito il profitto senza preoccuparsi del fine vita dei dispositivi. Un'altra faccia della sostenibilità, e vorrei quindi entrare qui nel tema del lavoro, un'altra faccia della sostenibilità è quella della rapida trasformazione che queste tecnologie inducono nelle nostre società. Anche di questo parlava poco fa Mario Rasetti. Allora, per parlare del mondo del lavoro e dare una prima occhiata a uno dei modi in cui queste tecnologie stanno trasformando o stanno contribuendo a trasformare il lavoro, vediamo in questo grafico quello che si chiama la polarizzazione del lavoro. Cioè un fenomeno che ha portato, in questo caso, in questo studio, negli anni che vanno dal 93 al 2010, ha portato in tutti i paesi europei a osservare che sono cresciuti il numero di posizioni, di occupazioni a elevato livello di competenza e a bassi livelli di competenza. E questi sono cresciuti a scapito di quei lavori con dei livelli di competenza intermedi,
facilmente automatizzabili, facilmente sostituibili dalle macchine, creando quindi questa polarizzazione verso alte competenze, bassi livelli di competenza, dove ovviamente abbiamo avuto una speculare riflesso di polarizzazione anche dei salari, naturalmente. Questo avviene anche in Italia, quindi per esempio in questo studio osserviamo lo stesso identico fenomeno in Italia nel periodo dal 2012 al 2017. Anche qua crescono le professioni altamente qualificate, bassamente qualificate, a scapito di quelle intermedie. E rispetto a questa osservazione vorrei aggiungere una cosa che in quanto docente del Politecnico trovo, diciamo, particolarmente triste. In quel grafico in alto a destra che vedete si rappresenta il saldo migratorio nel nostro paese. Saldo migratorio che vedete negativo, vuol dire che noi abbiamo più persone che lasciano il nostro paese di quelle che entrano nel nostro paese. Tipicamente la gente si sposta per lavorare, per vivere, per cercare altre condizioni di lavoro, di vita, evidentemente. E la cosa che vorrei farvi osservare in quei grafici particolarmente preoccupante è che questo dato del saldo migratorio negativo è particolarmente significativo sugli alti livelli di qualificazione, che è qualcosa che distingue le migrazioni dei nostri giorni dall'Italia rispetto a quelle del secolo scorso. Un elemento molto interessante, molto preoccupante perché questo vuol dire che il nostro paese si sta anche impoverendo in termini naturalmente delle nostre cose più preziose, delle nostre risorse umane, dei nostri giovani, anche quelli che sono riusciti, che noi abbiamo fatto studiare, li abbiamo fatti arrivare ad avere elevati livelli di qualificazione e poi lasciano il nostro paese. Trasformazione del mondo del lavoro l'abbiamo visto tramite la polarizzazione. Trasformazione del mondo del lavoro perché lo leghiamo alle tecnologie digitali, perché, come dicevamo prima, i sistemi digitali automatizzano tramite l'automazione, riescono a sostituire il personale umano in tanti compiti. Ma mentre in passato questo avveniva prevalentemente su quelle attività, che erano delle attività magari ripetitive, in cui una macchina riusciva a essere più veloce, a volte anche più affidabile, più precisa, oggi grazie all'intelligenza artificiale anche dei compiti più complessi, compresi dei compiti di fatto decisionali o di ottimizzazione o di processo, possono essere sostituiti da macchine che sono macchine intelligenti. Quindi in questo studio di cui vedete questo grafico, uno studio di McKinsey, si studia il livello di automazione possibile per diverse occupazioni. E allora più quel valore è alto, più l'occupazione che viene considerata ha un alto livello di automazione. Allora, se voi vedete che soltanto il 5% sono completamente automatizzabili, la cosa preoccupante di questo grafico, o quantomeno la cosa che ci deve fare riflettere di questo grafico, è che il 60% delle occupazioni hanno un livello di potenziale automatizzazione di almeno il 30%, che vuol dire che il lavoro si sta trasformando, perché la mia mansione, se viene poi sostituita, o il 30% delle mie mansioni vengono sostituite da una macchina, vuol dire che la mia occupazione sta cambiando. E allora questo solleva due temi di riflessione molto importanti. Il primo è sapere fornire alle nuove generazioni, ai bambini e alle bambine, le competenze adatte per andare a competere nel mondo del lavoro di domani, per andare a essere efficaci nel mondo di lavoro di domani. E lo stesso studio stima che il 65% dei bambini e delle bambine che iniziano ad andare a scuola in questi giorni farà un lavoro che ancora noi non conosciamo, di cui non abbiamo ancora neanche il nome per quel mestiere. Quindi il primo messaggio è formazione per i giovani. Il secondo messaggio è: se il mio lavoro sta cambiando e sta cambiando in maniera così rapida, noi dovremmo fare attenzione a fornire delle possibilità di formazione continua, ad adeguamento delle nostre capacità anche ai lavoratori e lavoratrici che sono attive nel mondo del lavoro di oggi, per evitare che loro vengano escluse dal mondo del lavoro, che naturalmente è il cuore di una società e della vita delle persone. Vorrei approfittare, visto che parliamo di lavoro, per fare un inciso su un aspetto, di nuovo, che ci racconta una faccia della trasformazione del lavoro che è diversa,
che è quella che viene chiamata la gig economy. Di che cosa parliamo? Parliamo di tutte quelle attività, diciamo quei lavoretti, che sono caratterizzati da tre cose. La prima sono dei lavori parcellizzati, nel senso che sono dei lavori associati a dei task, a dei compiti limitati, oppure a una compravendita limitata, unitaria. Sono di breve termine dal punto di vista dello spazio temporale e sono caratterizzati dall'indipendenza nel rapporto di lavoro tra il lavoratore, la lavoratrice e il datore. Ecco, questo tipo di lavoro sono stati fortemente accelerati, la diffusione di questi lavori, dalle piattaforme digitali che facilitano l'incontro della domanda con l'offerta. E allora questo è uno degli studi più interessanti sulla gig economy che io ho trovato. Qui si fa vedere che quasi il 50% di questi lavoratori, che costituiscono il 20-30% della forza lavoro, cioè il 20-30% dei lavoratori, delle persone in età di lavoro, è in qualche modo coinvolto dalla gig economy. Scusatemi. Bene, quasi il 50% hanno questo tipo di lavoro come primaria occupazione, come primaria fonte di reddito. L'altra cosa, vedete i due dati più a destra, c'è più di un 30% di questi lavoratori che percepiscono questa scelta lavorativa come un ripiego. Non hanno alternative e dunque non è che sfruttiamo la flessibilità, sono freelance, sfrutto la flessibilità che mi offre queste piattaforme digitali, ma non sento di avere scelta. Allora, perché questo ci deve fare riflettere? Ci deve fare riflettere perché il mondo del lavoro cambia in maniera estremamente rapida e in questo caso, per esempio, ci sta ponendo di fronte a tutto un insieme di lavoratori e di lavoratrici che rischiano di non essere tutelati in maniera opportuna. Rischiano di non essere tutelati in maniera opportuna perché non hanno le coperture pensionistiche legate alla maternità, alla salute e così via. Parlando di istruzione, butto qui solo rapidissimamente perché il tempo sta finendo, butto qui rapidissimamente un grafico. Queste sono le percentuali di scienziati e tecnologi che noi abbiamo nei nostri paesi europei. Vedete dove sta l'Italia. L'Italia sta molto in basso. Questo vuol dire che noi dobbiamo lavorare tantissimo a livello di istruzione per spingere i nostri giovani e le nostre giovani a intraprendere queste discipline STEM. E poi l'ultimissimo elemento di riflessione, visto che abbiamo parlato di rapida trasformazione della nostra società per effetto delle tecnologie digitali. Le tecnologie digitali sono un insieme di stupende tecnologie, no? Che portano enormi benefici alle persone. Ma il problema che ci deve far riflettere è che questi benefici finora non sono stati equamente distribuiti sulla popolazione e quindi dei divari già esistenti si sono acuiti, invece di aver attenuato dei divari li ha accresciuti. Parliamo di divari tra persone con o senza le competenze digitali, parliamo di divari tra le generazioni, divari tra persone che possono accedere alle tecnologie oppure no e su scala più ampia, a livello di paesi o di gruppi economici, parliamo di chi si può permettersi gli investimenti che fanno accedere a queste tecnologie e chi non può. E questo si traduce in due parole in un enorme divario, un enorme aumento del divario per quello che riguarda la ricchezza. Qui ci sono due o tre dati, ma ne avrete letti tantissimi, non so, l'1% più ricco della popolazione detiene più ricchezza del restante 99%, oppure i 62 personaggi più ricchi del mondo hanno più risorse delle 3,5 miliardi di persone più povere e le 500 persone più ricche del pianeta lasceranno ai propri eredi un ammontare in ricchezza equivalente al PIL dell'India, di un paese enorme come l'India. Allora, è questo elemento che, se volete, è un aspetto più largo di quello del lavoro di cui parlavamo prima, su cui noi dobbiamo riflettere. E cioè noi dobbiamo riflettere sul fatto che le tecnologie digitali sono una splendida occasione per il futuro, ma dobbiamo garantire sostenibilità ed equità. E le due cose devono andare insieme. Grazie. Grazie davvero, Michela. Grazie del tuo bellissimo intervento, che se poi ci permetterai cercheremo anche di riusare perché ha una struttura straordinaria. Io chiederei quindi, mentre mettono le sedie, ad un astrologo che introduce e coordina il
gruppo di discussione che segue di cominciare a prendere posto. Anticipo che intervengono Stefano Benedetto, eccolo qui, direttore dell'Archivio di Stato di Torino, dirigente anche della Soprintendenza Archivistica, Giorgio Graziani, che credo sarà in remoto, della Segreteria Confederale CISL Nazionale, Pierpaolo Patrucco dell'Università di Torino e Pietro Terna, che ci ha onorato, essendo nel Comitato Scientifico di ISMEL, di scegliere tra i suoi tanti e prestigiosi titoli quello di ISMEL. A te, Doris. Funziona? Sì, funziona. Allora, dopo l'intervento della professoressa Meo, a me resterebbe veramente pochissimo da dire, ma anzi, tuttavia, prenderò la palla al balzo, perché lei ha messo in luce un aspetto della sostenibilità che forse nei diversi, molteplici interventi che ci sono stati in questa fantastica settimana del lavoro sono stati meno al centro. Ha parlato di quella che è la sostenibilità sociale del lavoro e della tecnologia connessa al lavoro. È del tutto evidente che quando oggi parliamo di digitale ci riferiamo quasi automaticamente pensiamo quasi automaticamente alla tecnologia più coinvolgente, più forte, più innovativa, che è l'intelligenza artificiale, e quasi automaticamente, quando connettiamo il pensiero tra intelligenza artificiale e lavoro, cominciamo ad avere un discreto livello di inquietudine, perché siamo, come dire, assediati da discorsi, da riflessioni sull'intelligenza artificiale che ci dicono che l'intelligenza artificiale è destinata appunto a dissolvere in buona misura posti di lavoro. Quindi, per alcuni versi inquietudine, per altri versi invece speranza, perché contemporaneamente pensiamo al fatto che queste tecnologie, diciamo le tecnologie digitali in generale e l'intelligenza artificiale tra esse forse la prima, ci dicono che il lavoro per costruire sistemi intelligenti, sistemi di machine learning e così via, IoT eccetera, richiedono tanto lavoro intellettuale, tanto lavoro della conoscenza per costruire e realizzare il massimo che possiamo immaginare di realizzare da questi sistemi. Quindi un misto di inquietudine e di speranza ci induce. Sappiamo già che, per quanto non sia totalmente pervasiva, l'intelligenza artificiale effettivamente sta distruggendo posti di lavoro, effettivamente sta in qualche modo cambiando lo scenario del mercato del lavoro. Non ci sono quasi più cassieri di banca, non ci sono più postini, non ci sono quasi più analisti chimici, non ci sono quasi più, sentivo negli interventi precedenti di ieri in particolare, non ci sono più coloro che guidano i trattori. E così via, no? Ci sono mestieri che scompaiono completamente, gli addetti ai call center e così via, e contemporaneamente ci sono mestieri che appartengono a questi stessi settori che invece con l'intelligenza artificiale ci lavorano tutti i giorni, diciamo così, e no? Che vengono aiutati e sostenuti dall'intelligenza artificiale. Infatti l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sia come indirizzata verso la sostituzione del lavoro, con effetti che possono anche essere visti in termini positivi. Sicuramente ci libera dalla fatica, dallo stress, dalla routine per alcuni versi, e invece può essere indirizzata a complementare il lavoro umano, cioè a associarsi al lavoro umano per migliorare le performance nostre, no? In mezzo a queste due alternative, però, come già lei ha ben messo in evidenza, professoressa Meo, c'è quella che viene chiamata la trappola di Turing, cioè la possibilità che una quantità
molto elevata di persone si trovino completamente spossessate della loro possibilità di esistere sul mercato del lavoro, spossessate delle proprie capacità contrattuali e quindi essere effettivamente soggette al potere di chi detiene il potere tecnologico. Quindi è una questione che ha anche un risvolto sociale e politico molto consistente. La polarizzazione che già è avvenuta all'interno del mercato del lavoro, lo ripeto per chi si è connesso soltanto adesso, ma la professoressa Meo lo diceva prima, presenta due scenari contrastanti in pratica. E uno è quello della gig economy, della proletarizzazione di una fetta consistente della forza lavoro, e mestieri anche determinati da una come dire un rapporto di lavoro totalmente astratto, no? I mestieri governati dalle piattaforme che stanno diventando sempre più consistenti e diffusi e che impongono condizioni di lavoro e salari che, per quanto appunto determinati da astratte piattaforme digitali, assomigliano sempre di più alle condizioni e alle retribuzioni della servitù della gleba più che quelle di un mondo moderno, no? Dall'altro lato lo scenario opposto è quello delle persone che fanno il cosiddetto lavoro della conoscenza, che sono quelle che appunto rendono possibile l'innovazione tecnologica e il suo sviluppo, persone altamente qualificate, con grandi competenze, che in cambio di uno status importante e di alte retribuzioni si trovano però a dover arrendersi totalmente a un modello produttivo che come dire, azzera il tempo di non lavoro, che ha un meccanismo di produzione in cui si lavora 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, si è sempre disponibili, sempre connessi e così via. Lo smart working ha rappresentato un pezzettino di questa realtà che tocca però moltissimi lavoratori, appunto cosiddetti lavoratori della conoscenza, che già vivevano questa condizione ben prima degli eccessi, diciamo, portati purtroppo dall'esperienza del Covid. Sullo sfondo si vede come nei settori ad alto livello di innovazione tecnologica la produttività stia aumentando in maniera assolutamente sembrerebbe inarrestabile e logaritmica producendo un livello appunto di creazione di profitti in determinati settori che si basano soprattutto sulla possibilità di fruire dei nostri dati gratuitamente, che appunto è mai vista in precedenza. Ma è proprio nel mondo nuovo che ci si para innanzi, non è il Brave New World di Huxley, ma il Brave New World di Shakespeare, quello bello, quello delle prospettive splendide, un mondo abitato da gente creativa e innovativa, che potrebbero essere immaginati equilibri completamente diversi da quelli che ci dominano da almeno due secoli, no? Chi ha detto, infatti, che il lavoro debba essere sempre come quello che abbiamo conosciuto, il lavoro è necessario alla produzione di plusvalore? Sia questo veramente l'obiettivo dell'intera umanità, la nostra condanna? E ancora, è realistico che le macchine sostituiscano completamente il lavoro umano se, come dice con bella intuizione Maurizio Ferraris, che è un filosofo, non un economista, ci si può chiedere cosa ce ne facciamo di macchine produttive di merci e beni se poi non c'è nessuno che li può consumare? O come sta emergendo in varie parti del mondo cosiddetto avanzato,
in cui ci sono persone che non hanno nessun più interesse a partecipare a questo sistema e che si dismettono dal lavoro perché non accettano condizioni appunto di proletarizzazione o sottoproletarizzazione, o perché non gli interessa semplicemente spendere la propria vita lavorando. Esisterà quindi in un futuro prossimo una divisione del lavoro completamente diversa da quella che abbiamo immaginato grazie o contro l'innovazione che l'intelligenza artificiale e tutte le altre diavolerie ci stanno portando, mettendo a disposizione? È un bel dilemma, ma è un dilemma che può essere risolto soltanto da noi umani, cioè dobbiamo capire se noi umani vogliamo uscire dalla trappola di Turing e inventarci un modo diverso, un modo nuovo per rendere la tecnologia un alleato, un compagno di strada e non uno sfidante negativo. Vorrei sottoporre ai nostri ospiti questo tipo di domande. Che cosa pensate di fatto che sarà il mondo nuovo del lavoro? E pensate che in qualche modo o in quale modo è possibile indirizzare il nostro destino di lavoratori all'interno di, non solo di lavoratori, di esseri umani all'interno di un mondo che sviluppa intelligenza tecnologica favorendo la sostenibilità di tutto l'apparato economico, ma non solo. Chiederei, farei questa domanda per primo a Paolo Patrucco, che forse ci può dare una visione di insieme del problema. Grazie Dunia. La risposta non è per niente facile, come la domanda, no, che introduce questa sessione non è semplice. Quando Ismael mi ha invitato, e ringrazio Ismael per avermi invitato a questa sessione, e ho letto il titolo della sessione, devo dire che mi sono un po' preoccupato, nel senso che appunto qui discutiamo di tre grandi temi, di tre temi enormi, no? E il digitale che ha rappresentato il cambiamento tecnologico per antonomasia negli ultimi tre decenni almeno, e probabilmente ci accompagnerà anche per i prossimi. Il lavoro, che è una dimensione ovviamente che non si esaurisce in quella sociale, quella economica, ma coinvolge il sé dell'uomo e quindi ha delle ripercussioni importanti sugli aspetti psicologici e di benessere degli individui. E il tema della sostenibilità, che è un po' la nuova parola chiave per comprendere il mondo, e la cui, diciamo, portata tecnologica di cambiamento ci accompagnerà per i prossimi decenni. Non voglio fare il solito economista che risponde dipende alle domande che gli vengono poste, ma in realtà dipende da cosa consideriamo come digitale, no? Considerare il digitale come, tra virgolette, le vecchie ICT, la robotica e l'automazione, ha degli effetti per il lavoro e per la sostenibilità che sono diversi da quelli, come venivano anche ricordati adesso, come tu ricordavi, che il mondo di internet, delle piattaforme, di questo tipo di economia digitale ha sul lavoro, e saranno effetti diversi rispetto a quelli che l'intelligenza artificiale porterà nei prossimi anni. Sicuramente il digitale trasforma il lavoro, come ricordavi bene anche tu, trasforma le competenze richieste per il lavoro, trasforma il modo in cui, tra virgolette, vecchi lavori venivano svolti, introduce lavori nuovi e probabilmente ne fa scomparire altri. È una notizia di questi giorni, credo che Facebook abbia dichiarato di voler creare
qualcosa come 20.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni solo in Europa, nei lavori legati all'intelligenza artificiale. Parliamo di nuovi lavori come il data scientist, come il progettista informatico, il designer informatico. Questo tipo di impatto sul lavoro è molto diverso da quello delle piattaforme digitali e della gig economy, no? Che crea lavori precari, che crea lavoretti cosiddetti, che probabilmente hanno molto poco di sostenibile sia per i lavoratori stessi sia per la società in cui questi lavori vengono inseriti. Sicuramente queste trasformazioni implicano dei cambiamenti nelle istituzioni formative educative. Il nostro mondo scolastico, il nostro mondo universitario deve cambiare in funzione delle richieste che il mondo del lavoro porta, perché vengono introdotte nuove tecnologie digitali. Dipende anche da quale tipo di lavoro e lavoratori consideriamo, no? Nel senso che sicuramente una delle più evidenti, un po' per tutti, implicazioni dell'uso delle tecnologie digitali nel mondo del lavoro è quello che noi chiamiamo smart working, ma che nel mondo anglosassone chiamano working from home, che mi sembra una definizione più pertinente e appropriata. Ci sono dei lavori che non sono gestibili a distanza o da casa. Ci sono dei lavori come quelli dei colletti bianchi e quelli in parte routinari e in parte anche dei lavori della conoscenza che si prestano bene ad essere gestiti a distanza e attraverso tecnologie digitali. Altri lavori che implicano un contatto diretto tra le persone, implicano interazione, implicano un aspetto più creativo, forse sono meno toccati o meno homeable, come dicono sempre gli inglesi. Ci sono dei lavori che semplicemente non possono essere invece portati a casa e questi possono anche essere sostituiti magari dall'intelligenza artificiale, come ricordavi tu. C'è un enorme problema di genere nella relazione tra digitale e lavoro. Gli economisti del lavoro, anche torinesi, penso al gruppo coordinato da Daniela Del Boca, per esempio, ha mostrato come le conseguenze, i costi maggiori del working from home vengono pagati dalle donne, che quindi, per le quali quindi il lavoro digitale, chiamiamolo così, è poco sostenibile. Questo in Europa, in America c'è un incremento della violenza domestica legato allo stare di più a casa per lavorare. Quindi cioè l'angelo del focolare non è più tanto angelico, esattamente, non hai visto? Esattamente, quindi ci sono delle implicazioni dell'adozione di tecnologie digitali nel mondo del lavoro che cambiano a seconda delle tipologie di lavoratori e ovviamente di compiti, di attività svolte. E poi dipende da come intendiamo la sostenibilità, no? C'è la sostenibilità sociale, c'è la sostenibilità ambientale, c'è una sostenibilità economica. Come ricordavi tu, c'è una lunghissima tradizione di studi che ci dice che quelle imprese che adottano tecnologie digitali aumentano la propria produttività, la produttività del lavoro, dei propri lavoratori, aumentano, quindi migliorano le proprie prestazioni. E questo è un effetto positivo. C'è però anche un effetto meno evidente probabilmente, ma meno positivo dell'emergere del mondo dell'economia digitale legato alle piattaforme, che si traduce in una minore sostenibilità per il sistema economico in cui
i grandi monopoli alla Amazon vengono introdotti. Il fatto che Amazon faccia il 40% del commercio elettronico degli Stati Uniti, dal mio punto di vista, è poco sostenibile per l'equilibrio, per la salute del sistema economico e per la salute delle altre imprese che interagiscono con Amazon, per la salute dei fornitori, oltre che dei consumatori di Amazon. Quindi il problema è sicuramente eterogeneo e complesso, e io non so dare una risposta univoca. D'altro canto gli economisti non lo fanno mai, quindi va bene così. Proviamo a chiederlo invece a chi il lavoro rappresenta, cioè al sindacato. Io spero che sia possibile connettersi rapidamente con Giorgio Graziani, segretario confederale amministrativo della CISL. È possibile? Buonasera. Buonasera, io non la vedo ancora, ma eccolo forse alle nostre spalle. Eccolo qua, grazie. Grazie a voi. Se ci ha seguito fin qui, la domanda è sempre la stessa. Cosa dobbiamo fare? Cosa succederà? Beh, non sono un economista, ma la prima risposta è la stessa, nel senso che la domanda è davvero molto complessa e non ha la possibilità di una risposta esaustiva, perché oggettivamente il quadro è un quadro davvero ancora tutto da definire, lo diceva anche la relatrice precedente, rispetto a un mercato del lavoro o comunque a nuovi lavori che si affacciano, di cui forse ancora oggi noi non siamo in grado di, non forse, sicuramente non siamo in grado di catalogare, di identificare, di individuare. Certo, visto che il panel ragiona del digitale, della sostenibilità del lavoro dentro al quadro, come si dice, di una trasformazione digitale, concordo con chi con chi prima di me diceva che è chiarissimo che si proietta e si prospetta una situazione molto liquida, molto delicata, molto complessa, nel quale chi rappresenta il lavoro, chi come noi cerca di regolare anche il lavoro, di dare un significato, come si dice, di protezione sociale, di tutela del lavoro, modifica un po' quelli che possono essere gli schemi e quelle che sono le dinamiche a cui siamo abituati. Probabilmente non saremo più chiamati a ragionare esclusivamente di posto di lavoro, di tutela del posto di lavoro, ma dovremo ragionare in una condizione in cui questa trasformazione digitale, dove modifica la professionalità, modifica anche l'offerta, le modalità con cui ci si lega al rapporto di lavoro, si deve, come si dice, aiutare, percorrere insieme quella che è una transizione legata, come si dice, alla propria formazione professionale e anche alla propria condizione professionale. La pandemia ci ha, tra virgolette, relegato a un telelavoro, non è uno smart working quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni. Fortunatamente abbiamo avuto accesso alla possibilità di definire un accordo quadro con il governo che ci permetta finalmente di comprendere quale può essere il punto di riferimento di un smart working o lavoro agile regolato magari piano piano dai vari contratti, ma è certo che il lavoro di oggi non è obbligatoriamente svolto nella sede, come si dice, convenzionalmente riconosciuta, così come nelle condizioni di oggi, se vogliamo pensare a una impresa peraltro non così diffusa in Italia, che procede nel suo aggiornamento tecnologico e quindi in una digitalizzazione dei propri processi e di una sua, come si dice, non soltanto produttivi, anche all'interno dei servizi, modifica espressamente le condizioni e le operatività che vengono messe in campo all'interno di quel luogo di lavoro. Per fare questo serve un aggiornamento delle persone, una riqualificazione, una qualificazione
della professionalità che si adegui alle trasformazioni digitali. Nel PNRR si parla moltissimo, no, di transizione digitale, di transizione ecologica, di transizione industriale, di transizione energetica. Noi amiamo dire che trasversalmente c'è una transizione sociale che non è soltanto la difesa occupazionale a cui faceva lei riferimento, le macchine sostituiscono l'uomo, è una grandissima preoccupazione, ma come l'uomo nel governare questa fase di transizione digitale trova collocazione e come le persone che lavorano in un processo produttivo che si è, come si dice, adattato e adeguato alle nuove trasformazioni digitali, poi è ancora al passo ed è adeguato a quelle che sono le nuove condizioni professionali. Ecco, su questo francamente in Italia siamo molto 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 indietro. Adesso vediamo finalmente un'attività di politica attiva, un'attività, come si dice, che affianca agli ammortizzatori sociali cosiddetti politiche passive, un GOL è già uno strumento interessante che mette a formazione centinaia di migliaia di persone, almeno questo è l'obiettivo, 300.000 sono le persone che avranno dedicata una formazione di carattere proprio di competenza digitale, ma nello stesso tempo è chiaro che la qualificazione, la riqualificazione delle persone che vengono coinvolte in queste transizioni, in questi percorsi di trasformazione digitale, è un elemento fondamentale. Non è soltanto la competenza che deve esprimere il lavoratore o la lavoratrice, ma è proprio il salto culturale che affianco alla competenza digitale esprime un approccio al lavoro completamente diverso, da un ruolo a un regolatore di processo. È chiaro che da questo punto di vista magari c'è anche, io voglio guardarci anche il lato positivo, c'è anche un avvicinamento tra operaio e tecnico e ingegnere, c'è una, come si dice, una minor divaricazione di quelli che sono i ruoli all'interno della stessa impresa. La condivisione degli obiettivi aziendali rispetto alle informazioni che il digitale ci possono permettere di avere mettono molte più persone nella condizione di contribuire al miglioramento dell'impresa. Il problema vero è, come ha detto lei, qual è il limite del digitale? Lo governiamo, lo regoliamo, costruiamo anche in maniera innovativa, il sindacato si mette a sua disposizione, una fase di transizione non soltanto di protezione sociale, ma di costruzione, di regolazione dell'occupazione digitale, e quindi ci mettiamo a gestire il processo di digitalizzazione non lasciando a piattaforme la possibilità di trasformare il lavoro, come si dice, di servizio alle produzioni, come succede oggi con le grandi piattaforme della logistica, in un lavoro acottico, in verità, piuttosto che un lavoro, come si dice, ad alta professionalità o ad alta digitalizzazione. Ecco, in questo credo che la grande sfida sia cercare di tenere uno scenario che si sta divaricando, anche in alcuni casi sconosciuti, in una logica di innovazione anche nel provare a comprendere, regolare i cambiamenti che ci sono in campo. Sui rider stiamo cercando di individuare anche un percorso di carattere negoziale e contrattuale, una loro, come si dice, profilazione anche di carattere contrattuale. In verità in alcuni casi siamo riusciti, ma non è così semplice, anche perché la digitalizzazione un po' individualizza quelli che possono essere gli approcci, come si dice, più convenzionalmente collettivi al lavoro. Ecco, da questo punto di vista qui credo che la grande strategia che possiamo mettere in campo è una politica negoziale molto innovativa, la formazione come base fondamentale per fare in modo che le persone siano pronte, adeguate alla trasformazione del lavoro, e dall'altra parte relazioni industriali o, come si dice, capacità strategiche di mettere in campo una gestione della trasformazione digitale.
la chiudo dicendo che l'intelligenza artificiale è un elemento molto delicato, in alcuni casi anche molto pericoloso, perché algoritmi, dati che vengono messi in campo possono non soltanto sostituire l'uomo, ma possono anche approfittare di quelli che sono la massa di dati che sono a loro disposizione, che possono minare quelle che sono anche le condizioni, come si dice, private delle persone che vengono coinvolte. Credo che ci sia un lavoro mastodontico, speriamo che il PNRR ci aiuti a sostenere questa preoccupazione. Noi siamo in campo, vogliamo assolutamente starci dentro, vogliamo essere quelli che insieme alla transizione aiutano le persone a mantenere una qualità e una possibilità, una opportunità di, come si dice, accedere alle condizioni positive della digitalizzazione e non ai rischi di disgregazione delle tutele, delle protezioni e dei diritti del lavoro, che oggettivamente minerebbero la loro sostenibilità. Grazie, una visione positiva e attiva di rapporto con la digitalizzazione della società. Vorrei chiedere adesso a Stefano Benedetto, che si occupa di un settore che non è un settore direttamente produttivo di plusvalore, anzi è un settore direttamente produttivo di valore culturale. Che cosa succede in quel campo? Cioè, siamo nel campo in cui possiamo sperare, un campo che possiamo sperare un giorno si ampli tanto da offrire a molti la possibilità di passare dal ruolo di produttori al ruolo di creatori di cultura, oppure è un'illusione? Beh, di nuovo una domanda facile. Allora, io credo che, come spesso avviene, non ci sono risposte semplici a problemi complessi, e devo dire che noi finora, nell'ambito di cui mi occupo io, quello dei beni culturali, ci siamo spesso, troppo spesso, accontentati di un approccio, come dire, un po' riduzionistico, no, al problema del digitale. Noi abbiamo tutto sommato pensato che se aumentiamo nella disponibilità della rete la quantità di informazioni, siano esse informazioni di carattere descrittivo degli oggetti del patrimonio culturale o delle immagini degli oggetti del patrimonio culturale, questo avrebbe, come dire, in qualche modo automaticamente generato una crescita da un lato del consumo del patrimonio culturale e dall'altro generato una capacità di generare nuovi contenuti e nuova conoscenza. In realtà non ci siamo, appunto, granché preoccupati della qualità di ciò che noi immettevamo nella rete dal punto di vista, appunto, delle informazioni. Io voglio riportare qui una conversazione che ho avuto con qualche tempo fa con la direttrice di un importante museo italiano, la quale mi diceva: tutti quanti ci chiedono di smettere di comprare le mostre prodotte a pacchetto dalle agenzie per costruire delle nuove mostre che valorizzino meglio il patrimonio che noi deteniamo e che producano dei contenuti culturali nuovi. Basta, ci dicono, vedere la solita mostra di Monet che abbiamo visto girare per l'Europa x volte. Perché non voi, grandi musei, non costruite delle mostre nuove, originali, eccetera? E lei mi diceva: qui è un problema
che forse stirando un po' il concetto potremmo chiamare di sostenibilità, almeno di sostenibilità nell'accezione di, diciamo così, efficienza nel rapporto tra le risorse investite e i risultati poi ottenuti. Perché mi dice, perché sai, è vero che c'è un sacco di informazione sulla rete che io potrei almeno teoricamente utilizzare per immaginare nuovi percorsi, nuove mostre, eccetera. Ma questa informazione è talmente poco interrelata, non è semanticamente connotata, è talmente insilata in contenitori non connessi tra di loro e non interoperabili, che tutto sommato oggi il processo di invenzione, creazione, costruzione di una nuova mostra non è sostanzialmente diverso da quello che poteva essere qualche decennio fa, quando questi strumenti non li avevamo a disposizione. Allora, come dire, in un sistema che ci chiede una grande efficienza nell'utilizzo delle risorse, diventa molto, ma molto più appetibile e conveniente anche per il decisore politico, no, a cui spetta l'ultima parola, comprare una mostra a pacchetto che gira l'Europa e che è già confezionata, rispetto a investire denaro e molto tempo degli esperti di dominio per costruire qualche cosa di nuovo. Questo mi ha fatto effettivamente molto, molto riflettere, perché è proprio il, come dire, il nucleo centrale della debolezza attuale dei nostri sistemi come dire, di digitalizzazione del patrimonio culturale, ed è il rischio che corriamo anche rispetto ai grandi investimenti che adesso stanno partendo con le ormai, come dire, mitologiche risorse del PNRR, del connesso piano nazionale di digitalizzazione. Perché se noi non abbiamo la capacità e l'intelligenza di pensare in termini nuovi gli strumenti di descrizione e di comunicazione del patrimonio culturale, svincolandolo, come dire, dalle modalità tradizionali, che sono delle modalità puramente gestionali, fatte e pensate da chi gestisce gli oggetti come un magazzino di beni mobili, connotando invece in maniera semantica questi patrimoni, noi perdiamo un'occasione colossale, perché faremo solo dei silos informativi più grandi, ma non meglio navigabili e non meglio raggiungibili, e soprattutto non connessi fra di loro. E quindi il tema, come dire, che sta dietro a tutto quello, a tutti i discorsi di oggi, quello della sostenibilità, è di fatto, a mio avviso, anche forse in maniera un po' riduzionistiche, per usare un termine che usavo già prima, anche sostanzialmente un problema di efficienza, cioè di come spendiamo le nostre risorse, perché effettivamente se noi fossimo in grado di spenderle bene nella direzione che dicevo prima, avremmo un potenziale, come dire, un volano di moltiplicazione formidabile, perché davvero a quel punto noi potremmo immaginare un'economia della cultura fondata sulla costruzione di nuove progettualità, sulla creatività, sull'incremento, come dire, addirittura esponenziale della conoscenza, data dalla possibilità di connettere i nostri patrimoni. Questo è un tema su cui dobbiamo sicuramente, come dire, essere vigilanti, perché appunto la grande quantità di risorse che adesso si riverserà sulle nostre istituzioni culturali scatena naturalmente
dei grandi appetiti. Non vorrei che però alla fine di questo percorso avessimo solo aumentato il, come dire, il di qualche altro campo di calcio la dimensione dei data center, senza avere un proporzionale invece aumento della potenzialità creativa e di conoscenza dei, dei nostri patrimoni. Posso fare a latere una piccola osservazione? Tu hai citato prima Maurizio Ferraris. Io l'ho ascoltato in una tavola rotonda a cui partecipavo anch'io tempo fa fare un'osservazione che magari alla gran parte del, del pubblico parrà, come dire, scontata, ma che invece a me ha fatto un po' saltare sulla sedia. Lui diceva, ma nell'Ottocento ci si comincia a scandalizzare del lavoro dei bambini, no? E ci si comincia a porre il problema e a sottrarre progressivamente i bambini dal mondo del lavoro. Ma quelli erano bambini che lavoravano e venivano pagati. I nostri figli oggi, quando giocano o navigano sulla rete, lavorano, ma non vengono pagati. Allora, può essere una visione un po', come dire, forse paradossale, però mi chiedo, e lo dico anche a valle di un incontro che ho avuto in questi giorni con un professore di diritto che sta riflettendo giusto su questo aspetto, cioè i dati che noi conferiamo al sistema e che vengono utilizzati per creare valore aggiunto, ricchezza, prodotti, servizi e così via, non debbono in qualche modo essere remunerati sotto forma di, come dire, di diritti, di capacità di influire sulle scelte o addirittura in termini economici. Ecco, la butto lì come osservazione a latere, perché mi sembra tutto sommato un tema di diritti che in qualche modo potrebbe andare a contrastare quell'effetto di estrema polarizzazione a cui stiamo assistendo e che il professore Sameo ha così ben efficacemente sottolineato. Grazie. Grazie Stefano. È un tema è un vero tema, un tema di democrazia digitale di cui effettivamente si sta discutendo e che Pietro Terna conosce molto bene, perché la questione di dove si forma il valore nell'economia digitale e che ruolo hanno i dati che volontariamente o involontariamente vengono da noi immessi nel sistema trasformandosi in valore aggiunto, è una questione assai dibattuta che tu conosci a menadito. Cosa ci dici in proposito? Ecco, sono riuscito a liberarmi, ce l'ho fatta. Prima di tutto buonasera a tutte e buonasera a tutti. Ma gli stimoli sono infiniti, quindi per evitare di parlare 8 ore rispondo a quello che mi ha chiesto Dunia Astrologo. Rispondo con prima di tutto una battuta. Sto diventando un convinto assertore del fatto che dobbiamo pagare per avere dei servizi sull'internet. Io voglio pagare Google per fare le ricerche, però non registra nulla di quello che mi riguarda. Eccetera. C'è però un problema. Il signor Amazon sa che cosa compro. Questo diventa molto difficile da impedire, che comunque registra una fattura, mi mette un conto, magari mi propone degli sconti, lì potrei dire io non voglio lo sconto ma tu non mi registri, però comunque il fatto che ho comprato le matite resta scritto da qualche parte. E questo va molto al di là dell'aspetto apparente, diventa un modo per governare l'economia. Amazon e i suoi fratelli, ma Amazon è il più grande, quindi c'è Walmart che è molto più grande,
ma non ci imbarazza più di tanto perché in Europa non lo vediamo, perché è ancora molto più nell'opzione che non online. Ma è importante. I fratelli c'è Alibaba, tanto per fare un nome assai importante. Amazon e i suoi fratelli, ma soprattutto Amazon, è un specialissimo oligopolista. Non ha conquistato il suo spazio per alzare i prezzi. Paradossalmente è quasi sempre quello che tiene i prezzi più bassi. Perché? E quindi gli antitrust del mondo, lasciatemi semplificare un pochino, non l'hanno visto. Non è un problema. Non sta artificialmente modificando un sistema di prezzi per aumentare il suo profitto. Anzi, so benissimo che ci sono dei grossisti in Italia che stanno attentissimi tra loro a non abbassare nessun prezzo, perché un attimo dopo Amazon glielo abbassa di un centesimo e quindi gli passa di nuovo davanti. È una situazione estremamente paradossale che cosa consente ad Amazon? Diventare il padrone di una grande fetta del settore terziario, il commercio, a cui accompagna i suoi servizi, perché Amazon si è estesa, fa assicurazione, fa credito ai suoi fornitori. Quindi io, se fossi ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, comincerei a guardare ad Amazon con molta attenzione. E fa produrre le merci che vende di maggior smercio, quelle che, se guardiamo bene, sembrano prodotte da Amazon, non sono prodotte da Amazon. A un certo punto ho dovuto pubblicare i 500 fornitori diretti più importanti, l'ha fatto solo una volta nel 2018, poi si vede che non ha più dovuto farlo, e in quel momento in Italia ce n'erano 5 o 6. Fornitore diretto esclusivista, quindi vuol dire che è un'azienda che, se Amazon decide di lasciare fallire, casca come questa mascherina. Mi hanno detto, ma anche con la Fiat era così con i fornitori. Era un po' diverso, perché chi gli forniva quel pezzo del ponte posteriore, se la Fiat lo lasciava cadere, diceva, sai cosa ti succede adesso? Che per 6 mesi non fai le 500, perché non è che ne trovi un altro che in 5 minuti ha l'attrezzaggio per fare quella roba lì. Qui stiamo parlando di prodotti tutto sommato poveri, quindi è facilissimo buttare via un fornitore. Questo mi preoccupa moltissimo, io sto dedicando una fetta grossa forse, del mio impegno di ricerca in questa direzione. Molti mi dicono che è tempo perso, che comunque i vantaggi di Amazon sono tanti. Prospettiva. Tra l'altro Amazon, e con questo mi avvio alla conclusione, ci illude tutti molto facilmente. Domani sono a discutere ad Alessandria e Amazon arriva in una zona e dice ti assumo 500 persone. Applausi. 500 persone a fare che cosa? Un lavoro retribuito in un modo non così generoso, molto gerarchizzato, in cui addirittura il tempo di pausa per andare al gabinetto fa sì che ferma per un attimo la funzione produttiva, che poi ricomincia, ma i secondi sono passati. E poi non so quanto tempo ci vorrà, perché quelle macchine lì che adesso semplicemente portano il pezzo vicino a quello che deve confezionare il pacchetto lo facciano. Non è bello passare la vita a confezionare i pacchetti, ma non è neanche bello distorcere un'economia locale in quel modo lì. E quindi dobbiamo stare triplamente attenti. Potrei andare ancora tanto avanti, ma credo che non sia il caso. Solo una battuta su Maurizio Ferrari, scusa, doppia battuta. Quei bambini là, contro lo sfruttamento dei quali si batté anche un ministro piemontese, Coppino, siamo nell'Ottocento, che introdusse 2 classi obbligatorie nelle elementari, con la rivolta delle famiglie. Ma perché era una condizione di povertà che non possiamo neanche riuscire ad immaginare. Quindi il paragone mi sembra un po' hard da fare tra il mio nipotino che passa il tempo a giocare con quelle robe lì e quel bambino là che doveva tenere la famiglia. Seconda considerazione, l'hai detto tu prima nella tua introduzione, che cosa succederà se le macchine fanno tutto?
ma evviva, me ne vado in vacanza. In effetti una delle prospettive diciamo positive della digitalizzazione del lavoro, diciamo, è quella, io credo, di immaginare una società in cui il tempo di lavoro, il tempo che ciascuno di noi dedica al lavoro, si riduca individualmente il più possibile e venga redistribuito il tempo di lavoro, non tanto il lavoro in sé, ma il tempo di lavoro che misura, diciamo, che è associata alla formazione, come dicevi tu, a una negoziazione che difenda i diritti, come diceva Giorgio Graziani, a una capacità di gestire l'informazione in modo che sia fruibile nel modo più largo possibile a chi, liberato in buona misura dal peso del lavoro routinario, possa fruire di cultura molto di più di quanto adesso non si faccia, di cultura, di tempo libero, perché poi ciascuno può decidere di fare ciò che desidera, e di intervenire su un equilibrio nei rapporti tra diciamo big tech e economie locali, cioè tra un mondo, tra un'economia globalizzata dove gli happy few, l'1% domina il mercato, e il resto del mondo che cerca di continuare a trovare le vie del proprio sviluppo. Sono interrogativi, sono prospettive che certamente fanno un po' tremare le vene e i polsi, perché richiedono una capacità di intervento e di lucidità politica che non sempre troviamo a disposizione nel mondo attuale. Ringrazio tutti voi per l'intelligenza e per i contributi che ci avete dato, per l'intelligenza non artificiale che avete messo sul campo, e ringrazio l'ISMEL per questo straordinario lavoro di costruzione di una settimana di intenso dibattito. Io credo che per recuperare qualche minuto possiamo direttamente passare alla parte conclusiva del pomeriggio, e quindi noi alle 19 siamo cacciati via da questa sala, quindi abbiamo ancora esattamente un'ora. Chiedo a Sergio Duretti, direttore di Lepida, la parte reti eccetera, ma credo che ne abbia davvero tanti di nodi di varia natura che collegano, e chiedo anche quindi a lui di venire qui, sia Carolina Innella che Giovanna Sissa ci raggiungeranno in via telematica appena dopo. Io quindi dico solo due parole di introduzione, una è una battuta. Quando ho sentito appunto citare l'introduzione della scuola obbligatoria almeno per i primi 2-3 anni, ricordo sempre che mia nonna, che era nata nel 90, 1890, mi raccontava che lei con suo papà aveva avuto due argomenti di deciso conflitto, siamo a Guarene d'Alba, e uno era che se non andava a scuola andasse lui a pascolarsi le capre, perché lei si rifiutava di farlo, e qualche anno dopo che se non le comperava la lampada a petrolio invece della lampada con olio rancido di noci, si rammendasse lui i calzini e le mutande perché lei si rifiutava. Non era una donna particolarmente femminista, ma io la ricordo come l'intellettuale di casa, era quella che con la sua terza elementare non perdeva un giornale tutti i giorni, ed era convinta che l'unica cosa che contava era la conoscenza e la cultura, e infatti fece studiare mio papà fino al diploma da perito, che per una famiglia poverissima, mio papà era nato a Losanna in Svizzera, era un grande risultato. Va bene, a parte questa battuta, l'altra cosa che voglio dire è questa: abbiamo scelto un po' apposta questi ultimi tre interventi, scegliendo tre persone che non operano
attualmente in Piemonte, che non sono quindi coinvolte nelle nostre discussioni locali, anche se sono persone che a titolo diverso, per le loro competenze professionali, possono un po' dire quello che a loro pare, cercando di cogliere degli elementi che loro ritengono importanti e positivi. È chiaro che noi veniamo da una settimana nella quale risulta evidente che ci sono problemi formidabili di modelli teorici e ci sono problemi concreti di attuazione. Se tu non attui non impari, se non rifletti sulla teoria rischi di imparare delle cose che si rivelano senza prospettiva. Quindi questo per Ismael è l'inizio di un lavoro, non è la fine. Ci sembrava giusto concludere questo inizio, scusate l'ossimoro, chiedendo a tre persone di tipo diverso di esprimere un po' quello che a loro pare utile per ragionare su questi temi. Sergio, appunto, ha lavorato tantissimo anche qui a Torino, era direttore del CSP, abbiamo tutti apprezzato, adesso è un dirigente importante di una grossa società che in una regione come l'Emilia gestisce l'infrastruttura e anche larga parte dei servizi, l'Emilia Romagna. Sergio, tu cosa pensi? Ma intanto volevo ringraziare molto Ismael per questo invito e volevo ringraziare i relatori che mi hanno preceduto perché mi hanno dato molti spunti su cui dedicare qualche minuto di mia riflessione. Il primo punto che vorrei portare alla vostra attenzione è che il caso vuole che oggi ci siano stati a Bruxelles e a Torino due annunci che hanno a che fare con molte delle cose che sono state dette questo pomeriggio. Il primo è che è stato annunciato un accordo tra gli Stati Uniti e l'Europa sul trasferimento dei dati. Qualcuno già lo rubrica sostanzialmente dati degli europei in cambio di gas americano. Ma in realtà la cosa è un po' più complessa e anche un po' più interessante da questo punto di vista, nel senso che qui non è il direttore Reti che parla, qui è il responsabile della protezione dei dati della regione Emilia-Romagna, e quindi chi in qualche modo negli ultimi 3-4 anni si è dovuto misurare con una crescente dimensione dell'importanza e della consapevolezza a livello diffuso del discorso sulla protezione dei dati. E questo accordo è particolarmente importante perché rappresenta la possibilità sostanzialmente che su un tema molto controverso, molto complesso, e anche oggetto di grande attenzione da parte delle autorità garanti europee. Noi la scorsa settimana abbiamo ricevuto una gentilissima ispezione da parte dell'autorità garante proprio su quelle componenti legate al cloud computing che in qualche modo vedono proprio il fatto che spesso i dati sono trattati in luoghi che non sono in Europa. E quindi oggi, con questo accordo, di cui vedremo sostanzialmente le implicazioni nei prossimi mesi, credo che si possa aprire una fase anche nuova, visto che in questo momento questo tema è un tema che è diventato parte dell'identità di questa parte del mondo, parte dell'identità europea, il tema della protezione dei dati dei cittadini dell'Europa è diventato un grande tema di identità dell'Europa e su questo si è misurata una grande distanza, invece proprio con gli Stati Uniti. Mi pare molto importante quindi sottolineare come nella giornata di oggi si poteva immaginare, ma questo accadeva e questo, come dire, in qualche modo dà anche un segno diverso rispetto alla visita del presidente americano che in questi giorni appunto è in Europa. La seconda cosa la trovo interessante perché
è stato annunciato oggi pomeriggio il fatto che Torino ospiterà la prima edizione del Festival del Digitale Popolare, promosso da una fondazione che si chiama Italia Digitale e con il patrocinio del Comune di Torino. Al di là della battuta, nel senso che potremmo candidare qualche città a fare invece il Festival del Digitale d'Elite, no? Però è molto importante da questo punto di vista, secondo me, questo abbinamento digitale popolare, perché credo che ci sia, e non a caso partivo dal tema dei dati, credo che ci sia davvero bisogno di rendere molto evidente di quanto il digitale sia qualcosa che riguarda non soltanto quella dimensione che tutti noi conosciamo, perché usiamo dispositivi che poi trattano dei dati e che utilizzano reti, ma perché questa dimensione è una dimensione che in molti casi non è così visibile. Prima il professor Terna si soffermava giustamente, voglio dire, sul grande potere che ha Amazon, e che da questo punto di vista, e se guardiamo, come dire, anche i dati degli ultimi anni, ci dimostra come la stessa vicenda del Covid abbia ancora più spaventosamente arricchito, come dire, quel sistema che sostanzialmente sa per chi lo usa e se quindi permette di mettere a disposizione, peraltro in una forma che da questo punto di vista invece è coerente con la protezione dei dati personali, perché Amazon tratta i nostri dati perché servono per l'esecuzione di un contratto. Quindi se vuoi comprare devi mettere a disposizione dei dati. Qua già c'è da questo punto di vista un meccanismo di exchange. Ma io volevo fare due ultime considerazioni, poi lascerei la parola alle altre ospiti e se c'è la possibilità di fare un altro giro. Sempre sul tema dei dati, c'è un altro aspetto molto importante e ai più non conosciuto, e cioè che è stato avviato l'iter legislativo che porterà, dopo l'adozione della data strategy e dopo l'adozione della data governance, che sono i due framework di carattere legislativo di cui l'Europa si è dotata nel corso degli ultimi due anni, nel 20 e nel 21, è partita invece la discussione che interesserà il Parlamento europeo su una proposta della Commissione sulla terza gamba di questa strategia sui dati, che è il Data Act. Cos'è il Data Act? È un potentissimo e del tutto, come dire, inesplorato, perché le conseguenze, se verrà approvato nella forma in cui la Commissione l'ha proposto, poi vedremo, l'iter sarà molto lungo. Io ricordo che l'approvazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è iniziata nel 2012, si è conclusa nel 2016 e l'applicazione è arrivata nel 2018. Ma qui stiamo parlando sostanzialmente del fatto, come dire, che si apra davvero il mercato dei dati, della monetizzazione dei dati. E in questo caso la monetizzazione non riguarda i dati personali, riguarda i dati delle cose. Ci sono due aspetti, per esempio, estremamente interessanti di questa proposta. La prima, che sostanzialmente obbliga i fornitori di beni ad associare al fatto che la fornitura dei beni sia accompagnata da dei dati, in modo da far sapere ad un consumatore che se vuole un prodotto scarso, che dura un anno, sa che durerà un anno. Ma se vuole un prodotto invece, voglio dire, che duri nel tempo, lui potrà da questo punto di vista svolgere un controllo, anche perché potrà accedere ai dati relativi a quel bene che ha comprato. Si tratta di una formidabile conseguenza di quell'internet delle cose di cui parlava all'inizio il professor Rasetti, di cui poi parlava la professoressa Meo, e che apre, come dire, degli scenari da questo punto di vista estremamente interessanti nella dinamica anche di lavoro da parte delle nostre piccole e medie imprese, quindi ad,
di quella parte, voglio dire, dell'Europa e dell'Italia che è ancora manifatturiera, che quindi ancora ha una capacità produttiva di beni, non soltanto di servizi. La seconda cosa è che questo ambito è aperto anche con qualche elemento, voglio dire, di paletti, anche alla pubblica amministrazione. Quindi anche la pubblica amministrazione potrebbe avere, voglio dire, dei meccanismi da questo punto di vista, voglio dire, attraverso cui aprire proprio un mercato di monetizzazione dei dati, in un senso o nell'altro. Allora, credo che questo sia un aspetto particolarmente importante, era una delle cose, voglio dire, che sono più volte sottolineate, cioè la necessità di cominciare a usare i dati come elemento di scambio. E non semplicemente, voglio dire, come portato, voglio dire, di una grande rivoluzione che ormai non è più tale come rivoluzione, se non nella sua continua evoluzione, che è quella del digitale. L'ultima riflessione che volevo fare parte dal fatto che a Bologna si sta realizzando quello che dovrebbe diventare uno dei tre hub a livello europeo più importanti per quanto riguarda la presenza di tecnologie di infrastrutture al servizio dei dati. Stiamo parlando del Tecnopolo. Stiamo parlando del fatto che il Tecnopolo ospita sia il centro europeo per le previsioni a breve e medio periodo, previsioni meteorologiche a breve e medio periodo, che si trasferisce da Reading, in Inghilterra, in UK, a Bologna, ma ospita anche i due grandi calcolatori del programma High Performance Computing, il Leonardo, che verranno gestiti da CINIC. C'è ancora, come dire, da questo punto di vista, un rilievo molto forte che viene dato all'infrastruttura, no? Quindi agli edifici, ai due supercomputer. Se vogliamo, il contributo di Lepida in questo momento è portare 144 coppie di fibre. Dovrebbero, non dico coprire un'esigenza, come dire, però insomma dovrebbero dare un po' di dati, interessante. Un po' di roba ci passa sostanzialmente di sopra. Considerando che Lepida in questo momento è un caso unico a livello nazionale, perché è l'unica società in house che ha una sua rete di proprietà. Noi abbiamo più di 7.000 chilometri di infrastruttura di rete di nostra proprietà, abbiamo 5.000 punti accesi di rete, abbiamo 11.000 access point wifi distribuiti in tutta la regione Emilia-Romagna, abbiamo 250 tralicci sui quali gestiamo invece la parte di infrastruttura wireless, quindi da questo punto di vista un caso molto interessante, perché unico a livello nazionale, non c'è nessuno in house che gestisca una simile infrastruttura di rete, che ovviamente, voglio dire, dà grande responsabilità e quindi, come sempre, come dire, grandi onori ma anche grandi oneri. Ma quello che voglio dire è questo, e cioè noi avremo una grandissima, straordinaria infrastruttura per il campo. Avremo delle tecnologie straordinarie, delle tecnologie di punta, e avremo delle tecnologie che soltanto in pochi altri punti, si dice tre, in Europa potranno essere di quel livello. Sarebbe molto bello che quelle tecnologie potessero essere utilizzate anche per provare a dare una risposta a quelli che sono grandi problemi. Prima si parla di impatto, la sessione impatto del digitale sulla società e l'ambiente. Bene, qual è il più grande problema che oggi noi abbiamo? Io non penso che possa essere probabilmente risolto da quelle infrastrutture, però sarebbe importante che non ci dimenticassimo che abbiamo quelle infrastrutture che potrebbero aiutarci a risolverlo e far diventare quella un grande challenge a livello mondiale. Quell'infrastruttura sta a Bologna è più o meno al centro, non proprio al centro, della pianura padana. Stiamo parlando dell'area più inquinata d'Europa. Stiamo parlando dell'area nella quale il livello della qualità dell'aria è il peggiore che ci sia a livello europeo. Allora sarebbe straordinario
lanciare una grande sfida in cui le migliori menti, i migliori scienziati, come dire, i giovani, eccetera, eccetera, possano dedicare e possono utilizzare quelle infrastrutture per provare a indirizzare risposte certamente complesse, voglio dire, non può essere una sola tecnologia, eccetera, eccetera, ma ad esempio a indirizzare quel tipo di sfida. Cioè noi abbiamo un estremo bisogno di fare in modo che questa straordinaria rivoluzione che ci permette delle cose straordinarie possa restituire alla società e possa da questo punto di vista avere un impatto positivo sulla società e possa avere un impatto positivo sulla società affrontando grandi temi, voglio dire, che ci riguardano tutti. Io per adesso mi fermo. Grazie Sergio, mi sembra un bel panorama e anche una bella sfida. E io darei ora la parola a Carolina Innella, sei in collegamento. E avremo delle tecnologie che soltanto in pochi altri punti, si dice tre. Ricercatrice Enea e credo anche persona che ha avuto a livello nazionale una grande esperienza sui temi dell'economia circolare e non solo. A te quindi possa da questo punto di vista avere un impatto positivo sulla società e possa avere un impatto sulla società affrontando grandi temi che vedete che ci riguardano. Grazie Sergio, mi sembra un bel panorama e anche una bella sfida. E io ecco. Sì, salve, buonasera. Non so, io non la sento tanto bene, non so quanto, noi sentiamo quanto bene. Voi, insomma, mi sentiate, spero bene. Sì, bene. Ok, bene. Bene, salve. Io non so come dirlo. Ok. Ok, quindi mi dicono che insomma si sente, ok, bene, grazie, buonasera, grazie per l'invito. Sì. Allora, perfetto, mi fa piacere perché io non la sentivo tanto bene, benissimo, bene. Perfetto. Allora io la ringrazio molto per questo invito ad essere qui questa sera, è un grande piacere. E, allora io mi occupo di economia circolare, sono una ricercatrice di Enea e mi occupo di economia circolare da moltissimi anni, diciamo dal secolo scorso, quando ancora questa terminologia era poco utilizzata. E in modo particolare mi occupo degli aspetti urbani dell'economia circolare e questa sera ho il piacere così di illustrarvi un po' alcune mie esperienze e in modo particolare, visto che il topic del panel è il digitale, ho pensato di raccontarvi l'esperienza della piattaforma ICESP, che è la piattaforma italiana degli stakeholder per l'economia circolare, coordinata proprio da Enea. Vorrei condividere lo schermo perché ho preparato delle slide e non so se dovrei essere in condivisione. E quindi si dovrebbe vedere la mia azione. Sì, dunque, giusto così ho il piacere di dirvi due parole su Enea, che è appunto l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, nata nel 1952 per occuparsi di nucleare.
adesso ritornato in voga come argomento, come tutti sappiamo, in questo difficilissimo momento storico, diventata poi Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile nel 2009. Siamo in tutto 2600 persone in organico, con 14 centri di ricerca su tutto il territorio nazionale, e io lavoro qui al sud, nel centro ricerche di Trisaia, in Regione Basilicata. L'ENEA è organizzata in 4 dipartimenti, 3 dipartimenti sono incentrati sulle tematiche energetiche. Il dipartimento di cui io faccio parte è il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, dove appunto l'economia circolare è una delle mission strategiche del dipartimento, ma dell'agenzia, ma del nostro paese, dell'Europa e del mondo, come sappiamo. Ora, l'economia circolare nasce fondamentalmente da una necessità, ovvero riprogettare il nostro modello economico per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, in modo da ridurre al massimo le materie prime, gli sprechi ed eliminare gli scarti e i rifiuti. Come sappiamo, l'Italia è un paese povero di materie prime e oggi più che mai l'utilizzo di questo modello economico è una necessità prioritaria, su cui il PNRR, come sappiamo, è incentrato e proprio si sta lavorando sulla strategia nazionale per l'economia circolare, come previsto dal PNRR, che dovrebbe essere pubblicata a giugno. Quindi ecco, è una direzione in cui ci stiamo muovendo come paese e come mondo intero. Voglio sottolineare un aspetto che generalmente è trascurato, ovvero che l'economia circolare ha un ruolo molto importante nella sfida climatica. Generalmente si pensa solamente all'energia come appunto possibilità per poter contrastare i cambiamenti climatici. In realtà il 45% delle emissioni è associato alla produzione di beni, quindi l'economia circolare offre il 45% di possibilità per intervenire sulla sfida ai cambiamenti climatici. E per transitare a un modello di economia circolare è necessario ridurre al minimo l'ingresso delle risorse naturali, sia rinnovabili che non rinnovabili, all'interno del sistema economico e ridurre al minimo la produzione di rifiuti e le emissioni di CO2, immaginando infatti il nostro sistema economico come costituito da una scatola al cui interno è appunto tutto il sistema produttivo, le aree urbane, il consumo. Ecco, dobbiamo immaginare di far circolare le risorse all'interno di questa scatola all'infinito. Dobbiamo immaginare di chiudere, ecco, questi rubinetti all'ingresso e all'uscita, i rubinetti che rappresentano appunto le risorse e le emissioni, la produzione di rifiuti e le emissioni di CO2. Semplice a dirsi, complicato da realizzare. L'economia circolare è in relazione con tutti gli SDGs dell'Agenda 2030, quindi è una sfida ad altissimo livello. Per poter transitare appunto verso questo nuovo modello economico è necessario mettere in atto strategie, metodologie, tecnologie ed intervenire a livello produttivo nelle aree urbane e intervenire soprattutto negli stili di vita e di consumo delle singole persone. Ma la sfida più importante si gioca proprio nelle aree urbane. Come sappiamo, entro il 2050 i 2/3 della popolazione mondiale vivrà nelle città. Avviene nelle città il consumo dei 2/3 delle risorse naturali. Il 50% dei rifiuti a livello globale è prodotto nelle città, così come avviene l'80% delle emissioni globali di gas serra. Ed è per questo motivo che la sfida
appunto più importante si gioca nelle città. Ora, perché ci sia una transizione verso l'economia circolare è necessario un approccio sistemico e collaborativo in cui appunto la partecipazione di tutti gli stakeholder che fanno parte poi del sistema produttivo, e quindi questo significa imprese, pubblica amministrazione, enti di ricerca, associazioni e cittadini, ecco, la partecipazione di tutti questi stakeholder è vitale. Ma come fare? Cosa fare per metterli insieme? E sicuramente il digitale è un supporto importante, tant'è che come Enea abbiamo realizzato ICESP, la piattaforma italiana degli stakeholder per l'economia circolare, www.ICESP.it, è un sito web, una piattaforma dove è possibile appunto così possibile visionare, e organizzata in 7 gruppi di lavoro, dove è possibile anche scaricare tantissimo materiale, sono presenti tantissimi report che sono poi i risultati dei 6 gruppi di lavoro che vi operano. La piattaforma è nata nel 2018 e lavora in sinergia con l'analoga piattaforma europea, la piattaforma appunto europea degli stakeholder per l'economia circolare. È una piattaforma open source, quindi tutto il materiale visibile, scaricabile. È presente anche una data di buone pratiche che è possibile consultare, ma è anche possibile sottomettere una buona pratica di economia circolare attraverso un modello online. È possibile appunto richiedere informazioni alla info@ices.it, e colgo anche l'occasione per invitare voi chi ci sta ascoltando ad aderire alla piattaforma ICESP, chiedendo informazioni appunto a Info ICESP. La mia è organizzata appunto, vi è un coordinamento a cura di Enea, un comitato dei coordinatori di cui fanno parte appunto i coordinatori di tutti i gruppi di lavoro, un'assemblea dei membri firmatari, quindi tutti i soggetti che hanno sottoscritto la carta ICESP, sono 161 organizzazioni, e a partecipare ai gruppi di lavoro vi sono più di 800 esperti appartenenti a 261 organizzazioni. E un altro organo presente all'interno della piattaforma è il Comitato di Revisione delle Buone Pratiche. Ecco, la piattaforma lavora, come dicevo, in sinergia con quella europea, tant'è che i risultati dei gruppi di lavoro vengono riportati alla conferenza annuale ICES e alla conferenza annuale in ambito europeo. Come dicevo, sono oltre 800 gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro, 6 gruppi di lavoro. In modo particolare io mi occupo del coordinamento del gruppo di lavoro città e territorio circolari e il gruppo di lavoro 5, che ha poi un pluricoordinamento, oltre che da Enea. Infatti il gruppo è coordinato dall'Agenzia per la coesione territoriale e anche dall'Università IUAV di Venezia. Partecipano al nostro gruppo di lavoro circa 200 esperti provenienti appunto appartenenti a tutte le 4 categorie di stakeholder. Quali sono i principali obiettivi di questo gruppo di lavoro? Raccogliere innanzitutto buone pratiche e soluzioni di funzionamento circolare implementate nelle nostre città e nei territori, in modo da rappresentare, da mettere insieme una panoramica convergente ed integrata del Paese nel processo di transizione. Analizzare queste buone pratiche in modo da far emergere necessità, strategie, approcci e meccanismi che possano favorire, innescare e alimentare la transizione, e poi condividere quindi queste soluzioni. In che modo? Chiaramente attraverso gli strumenti della piattaforma, all'interno quindi nelle riunioni, nei workshop che appunto organizziamo, e attraverso diffondere poi la conoscenza attraverso i documenti
Fino ad oggi abbiamo prodotto 3 rassegne tematiche ed un position paper in cui è contenuta anche una survey rivolta appunto alle città e alle regioni e ad altri enti italiani. Ora, in questa slide ho riassunto quelli che sono i veri punti critici della transizione verso l'economia circolare nel contesto urbano e territoriale. Innanzitutto, ecco, quello che noi abbiamo riscontrato è una non sufficiente pianificazione in ottica circolare e la mancanza di una strategia urbana di transizione che sia integrata e sistemica e soprattutto fondata su un approccio di governance a quintupla elica. Cosa significa? È una governance appunto ecosistemica e innovativa che vede la partecipazione di tutti gli stakeholder, compresi i cittadini. Quali sono altri risultati importanti a cui siamo giunti? Che dal punto di vista tecnologico ormai le tecnologie sono pronte, sono mature, sono facilmente replicabili ed adottabili, ma ancora c'è difficoltà affinché possano tradursi in pratiche urbane diffuse. Questo perché manca una governance amministrativa che sia integrata, in quanto vi è ancora una logica di tipo settoriale e lineare. Ecco, allo stato attuale, quindi nella maggior parte delle nostre città, probabilmente ecco, al nord la situazione è un po' più avanti rispetto al centro e al sud, ma nel nostro paese le procedure, i processi che avvengono nei contesti urbani sono ancora di tipo lineare. Esiste una grossa frammentazione e settorializzazione tra i vari appunto settori amministrativi e soprattutto mancano delle policy urbane per un funzionamento circolare. Ecco, il PNRR e tutti i progetti mai in corso stanno spingendo verso questa direzione, però siamo ancora imparati, siamo ancora impreparati e il nostro compito come GDL è anche quello in qualche modo di accompagnare questo processo di transizione e spingere con le nostre attività appunto attraverso procedure e soluzioni di tipo circolare innescare una integrazione tra i vari settori urbani ed individuare delle pratiche e delle politiche che siano coerenti con il concetto di città circolare. Che cos'è una città circolare? Come possiamo realizzarla o comunque un contesto urbano circolare? Innanzitutto è necessario un approccio olistico in cui i vari settori si parlino, siano integrati tutti i settori urbani e territoriali. È necessario definire delle strategie, dei programmi, delle roadmap per poi andare verso modelli e strumenti di sviluppo urbano in ottica circolare. E questa complessità necessariamente è ovviamente un processo estremamente complesso e questo comporta necessariamente una governance sistemica che punti a mettere in campo delle azioni, a definire delle strategie e delle azioni prioritarie per andare verso un uso efficiente e intelligente delle risorse disponibili in un contesto urbano. E poi soprattutto quello che manca e che è necessario ecco, implementare è una regia che appunto non sia soltanto di tipo amministrativo, ma che metta insieme le pratiche, e ce ne sono tante, messe implementate dalle imprese, ma anche dalle associazioni e dagli stessi cittadini. Quindi, ecco, in conclusione, in questo mio speech molto breve, ho il piacere, ecco, di riportarvi
quelle che sono le conclusioni a cui noi siamo giunti nei nostri 4 anni di attività. E quindi per mettere in atto la transizione verso l'economia circolare, le città e i territori devono farsi promotori di cultura circolare. I cittadini vanno infatti educati ad un nuovo paradigma e i comportamenti individuali vanno indirizzati, in quanto i comportamenti individuali hanno poi delle responsabilità collettive. Le città devono farsi facilitatori di collaborazioni tra pubblico e privato, perché appunto la transizione ecologica è una responsabilità condivisa tra gli attori e devono essere catalizzatori per sviluppare e supportare nuove capacità di business basati sull'uso efficiente delle risorse e coinvolgere la società affinché il processo di transizione possa essere socialmente desiderabile. Forse la leva più importante è proprio questa, ecco, far sì che il processo di transizione sia socialmente desiderabile. E perché questi green jobs di cui tanto si parla siano davvero a favore delle fasce più deboli e delle donne? Soltanto in questo modo la transizione diventa socialmente desiderabile. Ecco, io non so quanto appunto questo speech sia stato utile in questo contesto, però insomma ci tenevo a raccontarvi quella che è l'esperienza e quanto appunto l'approccio multi-stakeholder assolutamente fondamentale e necessario deve basarsi su un supporto digitale e quindi ecco il collegamento con il digitale è assolutamente fondamentale nel processo di transizione ecologica che è in atto in questo momento storico. Grazie. Io ringrazio per l'intervento. In realtà il nostro convegno non a caso era iniziato con una tavola rotonda in cui era stato chiesto ai diversi soggetti sociali, istituzionali, di porre al centro del ragionamento i temi della governance. Come giustamente ci ricordava prima Michela Meo, non sempre l'innovazione genera uguaglianza, anzi sovente i cambiamenti e le transizioni accentuano le differenze. Uno dei grandi temi su cui Ismael si sta misurando, noi abbiamo proprio come soci non solo la città di Torino, ma i sindacati, l'Unione Industriale, gli artigiani, istituzioni culturali come il Gramsci, Salvemini, Vera Nocentini, è quello di cercare di ragionare come questa governance, che non può che manifestare anche punti di vista e interessi non automaticamente convergenti, può generare un dialogo e una comprensione che è il primo passo per poi costruire una progettazione. Da questo punto di vista io ringrazio la dottoressa Innella, perché questo collegamento con le iniziative a livello nazionale e con il quadro a livello europeo e poi, come ci diceva Sergio Duretti, anche col contesto internazionale è assolutamente indispensabile. Darei alla parola, ricordando che abbiamo solo più 20 minuti prima di essere cacciati via, credo Pietro che tu ed io rinunceremo o daremo poi a Pietro Terna 3 minuti per le conclusioni. Io credo, Giovanna, che ci sia da parte di alcune persone, Pietro Terna, Sergio Duretti, sottoscritto, un augurio che tu possa ristabilirti prontamente. Ti avremmo voluto avere qui di persona. A te la parola, grazie. E grazie per la partecipazione. Grazie a voi, è molto interessante, molto bello essere qui, mi dispiace essere qui con voi virtualmente, vorrei esserci in presenza. Cercherò di essere più rapida possibile. Partendo dal titolo, convergenza e conflitto tra digitale e ambiente. Io sto dalla parte della possibile convergenza con consapevolezza. Perché? Partiamo dalla quantificazione del problema, l'impatto. Qual è l'impatto del settore digitale parliamo di emissioni globali, in termini quindi di CO2 equivalente, che è forse la cosa sinteticamente più rilevante.
dopo lungo dibattito e furioso dibattito, specialmente all'interno della comunità più interessata e degli informatici in particolare, si è arrivati attraverso a una serie di report di articoli scientifici condivisi a quantificare le emissioni globali del settore diciamo ICT pre-pandemia intorno al 4% delle emissioni globali. Ho detto pre-pandemia. È chiaro che in percentuale, cambiando la quantità di emissioni globali, la percentuale cambia, perché magari aumenta di un po' l'impatto del digitale su un totale che complessivamente può essere diminuito. Certamente ci sono delle grosse, mentre c'è una sostanziale convergenza su una quantificazione di questo tipo, non stiamo parlando di cose a livello di ordine di grandezza, è difficilissimo fare delle quantificazioni serie. Gli studi che ci sono studi. Gli studi importanti non sono molti, partono a volte da ipotesi diverse, non è facile confrontarli, la disponibilità dei dati è parziale, limitata, sottoposta a varie considerazioni. Non è semplice, quindi questa determinazione è, diciamo, dovuta a motivi oggettivi. Però supponiamo che questa sia la quantificazione pre-pandemia, cos'è, quanto è dopo, come stanno evolvendo le cose. E qui c'è il grande dibattito. L'efficienza energetica, miglioramenti tecnologici tengono testa all'aumento della domanda o no? È chiaro che l'aumento della domanda è in crescita. Anche l'efficienza energetica, il miglioramento tecnologico è in crescita. Quanto si controbilanciano? Qui dovremmo aprire delle parentesi sulla tendenza della fine della legge di Moore, sulla tendenza delle architetture hardware e software essere sempre più verticali, perlomeno per elaborazioni di tipo complesso. Quindi anche ha delle tematiche nuove con cui osservare l'andamento dell'innovazione nel settore digitale. Per aggiungere un altro tassello alla definizione del problema. In particolare, nella definizione dell'impatto dell'ICT, che è composto da dispositivi, reti di telecomunicazioni e tutto il mondo del cloud computing, e in particolare dei data center, evidentemente dobbiamo distinguere, mi collego all'intervento precedente, al ciclo di vita, lo dobbiamo valutare non solo nella fase d'uso, quindi nei consumi di energia elettrica, ma dobbiamo anche valutarlo nei termini della fase di produzione e quindi di utilizzo di risorse e di materiali che esistono in quantità limitata sulla Terra, in fase di smaltimento nel fine vita, e da cui le aggiuntive problematiche sul fatto che il turnover è sempre più rapido. È vero che l'efficienza energetica migliora, ma per avere le apparecchiature e gli dispositivi più efficienti dobbiamo cambiare più in fretta. Quindi guadagniamo magari da una parte, ma possiamo perdere dall'altra. E finalmente arrivo alla fase d'uso, che forse è quella che in questo momento ci può interessare di più, perché forse è quella su cui possiamo avere, sia come utenti finali che come sviluppatori, che come persone che appartengono al mondo dell'imprenditoria, più margini di manovra per fare cosa? Per fare delle cose, le stesse cose, delle cose nuove, ma in modo intelligente, ovvero tenendo conto da subito del requisito della sostenibilità ambientale by design, anche non solo nella progettazione dei dispositivi, ma anche nella progettazione delle architetture hardware e software, in particolare nello sviluppo delle applicazioni più avanzate. Quando parliamo di cloud computer, ci riferiamo a un'infrastruttura globale che fondamentalmente è in mano dei soggetti privati, parlo di cloud pubblico, dove i clienti di questo cloud pubblico affidano i propri servizi, le proprie applicazioni, a volte la propria, diciamo, stessa infrastruttura a dei soggetti, a dei player, che fra le loro, fino ad ora perlomeno, ora le cose stanno un pochino cambiando, non, fra le loro, diciamo, obblighi contrattuali non hanno quello di rendicontare le emissioni di CO2
che i clienti producono con le loro applicazioni. In quanto che cosa avviene? Allora, voi sapete che nella rendicontazione non finanziaria, quelle che le aziende devono fare in relazione, come ho detto in precedenza, ai Sustainable Development Goal e diciamo a tutta l'attenzione che sempre di più viene posta anche su quegli aspetti di governance, di sostenibilità sociale e soprattutto ultimamente in relazione alle tematiche dei cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale, la rendicontazione finanziaria è qualcosa di più importante, di molto importante, è obbligatoria in conformità alle normative europee da non molti anni per aziende di grosse dimensioni, ma sempre di più è una cosa importante per convincere gli investitori che la propria azienda è credibile da questo punto di vista, in quanto questi aspetti sono interessanti anche appunto per la scelta degli investitori. Allora, cosa accade? Accade che mentre per rendicontare le emissioni secondo gli standard di riferimento, tipologia GHG, eccetera, i soggetti che sono obbligati a farlo, ma anche a farlo su base volontaria, magari perché non sono tenuti, non sarebbero tenuti normativamente, ma ritengono che sia utile per l'immagine della propria azienda, no? Non soltanto in termini di greenwashing o di bei discorsi, ma di sostanza. Bene, cosa accade? Che mentre le attività interne o definite scopo 1 o scopo 2, ovvero attività interne all'interno dei propri building, dei propri uffici o produzione attraverso energia che viene acquistata, devono essere rendicontate obbligatoriamente secondo appunto il protocollo GHG, le cose sono esternalizzate, i servizi in particolare che sono esternalizzati, non è necessario rendicontarli. Quindi tutto ciò che va in cloud, i servizi che vanno in cloud, non devono per forza essere rendicontati. È questo che, diciamo, questo aspetto poco noto ma molto interessante, per certi aspetti è comprensibile e anche corretto, che però scarica tutta la partita di ridurre le emissioni di GHG su chi? Sui vendor, deresponsabilizzando di fatto invece i clienti dei servizi in cloud, che invece molto possono fare perché possono ottenere i loro servizi, possono concepirli meglio, possono farli più intelligentemente, possono giusto appunto progettarli da sotto come servizi che devono avere la sostenibilità ambientale fra i loro requisiti. Ultimamente questa cosa sta cambiando, c'è una maggiore attenzione e grandi e grossi player iniziano a fornire informazioni su questo. Questo è importante perché appunto può portare in vario modo a sviluppare in un modo diverso i propri servizi, le proprie applicazioni, può sviluppare anche tool, servizi di sostegno per aiutare a misurare e a contenere i consumi finali. Quindi sia dal punto di vista dell'utenza finale, che quando scopre che vedersi 4 ore di streaming su un grosso televisore consuma parecchio, corrisponde ad averci un elettrodomestico nuovo in casa, non è difficile, tutto sommato ora è anche possibile fare una quantificazione, è sempre bene avere in testa come si fanno le quantificazioni perché sia poi padroni, si padroneggia meglio la materia. Diciamo sia dal punto di vista degli utenti finali che dal punto di vista delle aziende e di chi sviluppa, questi sono degli aspetti da tenere in considerazione, tenendo presente che ci sono alcune contraddizioni palesi. Una l'ha detta Terna poco fa, cioè tutto è gratis in cambio dei nostri dati, quindi tutto ci porta a scaricare app, a crearci degli account gratuitamente, a fruire di servizi in cloud, perché essendo gratis non ci viene neanche in mente che ci sia una controindicazione, un side effect ambientale. Il turnover dei dispositivi si collega a quello che diceva la persona che ha parlato prima di me, quindi
la necessità in un'economia circolare di cercare questi dispositivi il più possibile, di recuperarli, contengono delle materie prime che sono limitate sulla terra. Se una cosa positiva, if any, possiamo dire della situazione attuale di crisi, che ha messo in evidenza la limitatezza delle risorse naturali, la criticità nel reperirle, e quindi forse alcune cose che prima sembravano un po' robe da fanatici adesso magari sono un pochino più evidenti, e il fatto che ci sono le dipendenze energetiche e che riduzione dei consumi energetici sono una delle soluzioni, non saranno la soluzione, perché è evidente che non è possibile azzerarli, però costituiscono per un pezzo, ogni pezzetto contribuisce a risolvere più rapidamente e meglio il problema. Rispondendo e cercando di concludere il più rapidamente possibile, convergenza-conflitto, convergenza ma con consapevolezza, con attenzione, con una sana ed intelligente progettazione orientata da subito, quindi by design, anche alla sostenibilità ambientale. I cervelli umani fanno delle cose meravigliose, i bambini apprendono cose incredibili in tempo brevissimo, lo fanno senza usare energia. Io spesso mi domando se non sarebbe un modo alternativo, un modo moderno di dare una definizione di intelligenza anche nel lavoro, come un'intelligenza che consuma, che fa cose belle ma consuma poca energia. Abbiamo dei controesempi clamorosi, per esempio il settore delle criptovalute è un settore che ha dei consumi energetici intrinseci enormi e degli sprechi intrinseci, in quanto produce consumi energetici che sono finalizzati semplicemente a una specifica operazione, e oltre a tutto richiedono delle architetture hardware dedicate potentissime, che sono assolutamente dedicate a una specifica applicazione, quindi che sono cambiate in continuazione perché la necessità di potenza, la competizione è enorme, crescente, ma non sono riutilizzabili in nulla, quindi sono proprio l'esempio dello spreco complessivo di risorse naturali, in termini di materiali che sono limitati, in termini appunto di risorse non rinnovabili, ma anche in termini di consumi energetici. E l'esistenza delle rinnovabili, il fatto che andiamo in quella direzione, che cerchiamo di aumentare lo share delle rinnovabili, non ci esime assolutamente da cercare comunque di ridurre i consumi energetici in quanto le rinnovabili. Innanzitutto l'obiettivo del 100% è un obiettivo, diciamo, che siamo ben lungi da raggiungere, ha dei limiti teorici se ragioniamo su data center, su alcune specifiche necessità, sappiamo di avere bisogno di avere 24 ore su 24 sempre le cose disponibili, quindi i problemi vanno affrontati con una certa complessità, questa questione va affrontata con una certa complessità. Morale della fiera, non è un alibi, non possiamo dire beh ci sono le rinnovabili, chi se ne frega, continuiamo a non occuparci di questo, perché tanto poi le rinnovabili ci risolveranno tutto. Dobbiamo aumentare lo share delle rinnovabili, dovremmo fare di tutto per usare sempre le rinnovabili, ma non possiamo aspettarla per questo. E direi io che con questo concludo. Grazie Giovanna. Allora io direi che io non aggiungo parola, do la parola a Pietro Terna per delle brevissime conclusioni. Micro conclusioni. Anche perché è un bel affare concludere tutta questa roba. Però riprendo tante cose che sono state dette con una piccola notazione quantitativa. Io ho un piccolo passatempo che consiste nel leggere tutti i giorni Il Sole 24 Ore di 50 anni prima, lo stesso giorno 50 anni prima. E così vedo come cambiano o non cambiano le cose. Poche settimane fa era nel pieno un rinnovo contrattuale molto importante di 50 anni fa, in cui si discuteva su ridurre gli orari di lavoro da 42 a 40 ore, aprendo delle prospettive per certe categorie e certi lavori di scendere nel tempo a 38 e poi a 36. Oh, signore e signori, siamo ancora lì. Sono passati 50 anni.
Quando Duni Astrologo prima diceva stiamo applicando in modo ripetitivo un modello di lavoro vecchio di 200 anni, è proprio questo, il mondo sta cambiando, le tecnologie modificano tutto, ragioniamo sulla carenza di posti di lavoro e non riusciamo a ragionare sul cambiamento degli orari di lavoro, che sono una forma di libertà delle persone. Siccome ISMEL è l'Istituto per la Memoria del Lavoro, ma guarda il futuro, mi sembrava opportuno aggiungerlo e approfittare per fare i complimenti a Elena Sgubbi e a tutte le persone che lavorano con lei e a Giovanni Ferrero che combina un sacco di pasticci. Grazie Giovanni. Grazie. Il colpevole principale è lui.